Allora iniziamo. Oggi è la quinta giornata di Future Movie Factory. La sesta? No, quella non era ufficiale. Allora, oggi parliamo di un po' di produzione esecutiva, supporto alle produzioni internazionali e della ricaduta economica sul territorio, cineturismo in generale. Con noi oggi c'è Ivano, Ivano Fucci, fa parte della Odo Movies, Occhio di Ulisse, la società in Occhi di Ulisse. È una società che è di Lucca, che si occupa di sostegno alle produzioni asiatiche, principalmente quelle indiane. Collabora con Toscana Promozione e questo è all'incirca quello che fate. Va bene, lascio la parola a Ivano, può proseguendo. Grazie. Allora, tanto buongiorno di nuovo, grazie per essere venuti, spero che state tutti bene. Il computer si è spento, Pietro? Sì, adesso... Ora riparte, va bene, lo lascio perdere. Scusate, ogni tanto devo guardare il telefono, devo chiamare, perché siamo in produzione, che stiamo girando un film, e quindi oggi c'è una scena importantissima. Ma in Italia o fuori? A Firenze, sì, in Italia. Un film cinese. Sì, ed è uno dei più grandi film cinesi del 2015. E quindi che è girato tutto in Italia praticamente, e noi siamo la produzione esecutiva e oggi c'è una scena importantissima in un palazzo. Sei qua. Io sono qua con voi. Potevi invitarci a scusa, ma dovevamo venire sul set. Dovevate venire sul set, almeno sul set era. Ce l'avevamo bisogno, abbiamo preso uno dalla Puglia. Antonio Chionna si chiama. Che è un elettricista che è partito con la macchina da Lecce, è venuto, ma sarà stato 2 settimane fa. Ma deve essere italiano e cinese? No, italiano e basta. No, ok. Ragazzi, dico il microfono. No, vabbè, queste sono cose personali, contatti, streaming. Fino a quando rimanete a Firenze? Fino al 2 dicembre. E poi dopo andiamo a in Val d'Orcia. Fino al 7 e poi fino al 14 a Milano per le ultime scene. Quindi se volete venire a vederci. No, a vederci. No, a lavorare ormai è chiusa. Per la prossima. Sì, per il prossimo film. Sì, ti mandiamo il curriculum. Sì, quello sì, subito. Immediatamente. Sì. No, allora, come diceva Pietro, io sono il proprietario di questa azienda che si chiama Odo Movies, che è questo loghettino che vedete qui in basso tra i partner, ODU Movies, perché è l'acronimo di Occhi di Ulisse. Perché quando abbiamo aperto Occhi di Ulisse non pensavamo minimamente che avremmo fatto quello che abbiamo fatto e quindi pensavamo di dare un nome così altisonante, con Ulisse, sì, che funzionava, però Occhi di Ulisse è un nome così italiano, e tra l'altro è così difficile da pronunciare per uno che non è italiano, che dopo le prime volte che lavoravamo con gli stranieri abbiamo pensato di cambiarlo e ci venne in mente di fare semplicemente l'acronimo di quello che era il nome, e quindi Odo Movies. E noi nasciamo, allora aspetta, da dove vi parto? Parto da 7 anni, sì, dall'inizio, vai. Allora, 7 anni fa non sapevo l'inglese, avevo 21 anni, non sapevo l'inglese e non c'avevo un soldo. Sono pugliese, io sono di Fasano, provincia di qui vicino. Cioè, metà fasanese, metà martinese, ma siccome sono più metà fasanese, il martinese non si può dire. Mi dicevano. Ok. Sì, io sono... ho ancora tutta la famiglia... però poi, tanti anni fa, mio padre e mia madre decisero di partire alla ricerca della fortuna in Toscana,
che è stata una grande scelta, la Toscana, dico. E quindi ci siamo stabiliti a Lucca, insomma, ho fatto l'università del turismo, io sono turismo, e col cinema non avevo niente a che fare, non avevo nessun né interessi né particolari passioni né niente di particolarmente, insomma, che volevo fare nel cinema. E al terzo anno di università mi accorsi che, siccome non sapevo ancora l'inglese, e lavorare nel turismo a quel tempo per me era senza la lingua e non potevo far niente. Voi lo sapete tutto in inglese? Mi raccomando. Perché è importantissimo, cioè senza l'inglese vi manca il 95% delle vostre potenzialità, perché solo sapendo l'italiano avete 4-5% di potenzialità vostre proprio, cioè avete una potenzialità così più alta solo sapendo l'inglese, che vi dà la possibilità di girare il mondo, di conoscere altre persone, di scoprire, di fare avventure nuove. E quindi, insomma, siccome però non avevo un soldo, volevo stare 6 mesi fuori, perché per me un mese, 2 mesi non lo imparavo l'inglese, quindi dicevo no, ma vai a Londra un mese, però dicevo no, ma io non so nulla, vado lì e torno, non so niente, che ci sono da fare. E 6 mesi a Londra in America costa un sacco, cioè devi pagare un sacco di robe. E quindi uno mi disse no, ma secondo me ti puoi andare solo in India, dove si parla l'inglese e dove costa tutto poco. E quindi, preso da questo consiglio, partii per l'India 7 anni e mezzo fa, partii per Delhi e feci questo viaggio in giro per l'India per 6 mesi con Couchsurfing. Voi conoscete Couchsurfing? Quindi non hai pagato niente. Niente. E Couchsurfing è stato il, diciamo, il motivo per cui poi mi sono innamorato dell'India, perché ti dà la possibilità, non so se lo conoscete tutti, però couchsurfing, che vuol dire couch, vuol dire divano, e surfing vuol dire andare in giro, passare da un divano all'altro. Quindi diciamo che in questo sito internet mettono a disposizione viaggiatori e persone semplicemente che vogliono ospitare a casa propria stranieri o persone che viaggiano, mettono a disposizione un posto letto, che può essere un divano, cioè è tutto partito dal divano, dall'idea del divano. Però poi puoi trovare di tutto, cioè io ho dormito in tutti i posti, tutte le situazioni, ovunque in India, proprio immaginare. E quindi, quindi con Couchsurfing sono riuscito a entrare in questa cultura indiana, perché poi stando a casa delle persone ti fanno mangiare con loro, parlano con loro, ti svegli con loro, cioè è tutta una roba, sei sempre con loro, insomma impari un po' tante cose. E mentre viaggiavo, poi arrivato a Mumbai è la capitale economica ex Bombay dell'India, ho trovato questo lavoro all'EMIT, che è l'ente nazionale italiano del turismo, che è l'ente, diciamo, che promuove l'Italia come destinazione in tutto il mondo, e quindi mi presero a lavorare nell'ufficio di Mumbai, e quindi io contentissimo, insomma, tornai in Italia, lasciai tutto, tornai in India e cominciai questa esperienza in questo ufficio a Mumbai. E dopo un anno e mezzo che lavoravo lì mi sono annoiato e sono tornato in Italia e ho aperto Occhi di Vista. Insieme a un altro socio, Michele, io ho 29 anni e lui 28 ora. E io e lui abbiamo aperto Occhi di Vista, che faceva intanto, nei primi 2 anni di attività, era un'azienda che faceva consulenza sul mercato indiano, turistico, e in più facevamo produzione audiovisiva, multimediale, che volevamo creare video per il web, questa cosa che poi è tornata di nuovo, poi vi racconto un pochino, un postilla, qualcosina di quello che stiamo facendo per YouTube e per il mondo digitale, che è molto importante oggi. E quindi, lavorando come consulente per le regioni italiane, sono entrato sempre più a conoscenza di tour operator, agenzie di viaggio, insomma, e lavoravo nel turismo, quindi promuovevo la destinazione. Un giorno, mentre lavoravo a vendere la Toscana, incontro un tour operator che mi dice: noi facciamo lavoriamo come divisione per i film indiani, e quindi le produzioni indiane vengono da noi e ci chiedono dove possiamo andare a girare la nostra prossima canzone, il nostro prossimo film. E quindi venne da me e mi disse: tu conosci qualcuno in Italia che può girare film indiani? E io dissi: lo posso fare io.
E quindi cominciò questa avventura senza saper niente di che cosa volesse dire fare un film, perché poi gli indiani sono un popolo che si adatta facilmente a tutte le situazioni e per fortuna si sono adattati a noi come azienda, che eravamo, cioè non avevamo nessuna conoscenza, quindi ci facevamo trasportare dalle varie richieste loro, questo, voglio fare quest'altro, voglio fare questo. Insomma, quindi i primi uno, due, tre film erano una bella confusione, però ci cominciò a piacere. Cioè, vedevamo che entravamo in Piazza Duomo a Milano con questi 20 indiani, 30 indiani, che facevano il balletto, tutta la gente intorno noi si fermava. Bello, cioè, un sacco di soddisfazione. Poi si andava in Toscana, abbiamo girato alcuni pezzi qua e là in Italia. Insomma, abbiamo deciso, basta col turismo. E abbiamo fatto questa scelta di... Ciao, buongiorno. Abbiamo fatto questa scelta di completamente mettere da parte quello che era il mondo turistico e focalizzarci solo ed esclusivamente sul cinema e quindi cominciare a capire che cosa fosse esattamente questo settore, che ovviamente è completamente diverso da quello che è il mondo del turismo, anche se in produzione, e qui è la nostra carta vincente, in produzione la valorizzazione territoriale e la logistica hanno un peso molto importante. E siccome noi abbiamo studiato quello, quando ci ritroviamo a fare produzione, effettivamente abbiamo delle conoscenze che chi ha studiato solo produzione non ce le ha. E quindi riusciamo a sfruttare queste conoscenze, queste anche contatti con Film Commission, con le regioni stesse. Il fatto che io fossi consulente per il mercato indiano per tanti anni, per tante regioni italiane, mi ha comunque aiutato per poi prendere i contatti giusti con le persone che potessero aiutarci per girare in tutte le città italiane. E quindi diciamo che poi piano piano, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, film dopo film, errore dopo errore, perdita dopo perdita, guadagno dopo guadagno, siamo arrivati che oggi abbiamo fatto 25 film indiani e 4 film cinesi, perché nel frattempo poi abbiamo pensato di andare anche a Pechino, fare un viaggio per scoprire il mondo cinese, e abbiamo incontrato una persona che è diventata nostra partner e che vive a Pechino e quindi ha un ufficio che è il nostro ufficio e lavora per noi per la promozione dei nostri servizi sul mercato cinese. Io invece sono ancora vivo in India 6 mesi l'anno, quindi quando sono in Italia sono qui a girare, quando sono in India sono lì a divertirmi. Noi siamo una casa di produzione che tra le varie cose fa anche la produzione esecutiva. E quando avete fondato la vostra casa di produzione, in che forma giuridica? Ora è un SNC e stiamo trasformandoci in SRL. E invece la prima forma avete iniziato proprio con una SNC? SNC. Voi andate al notaio, mettete 500 euro a testa, tu e il tuo socio, e apri un'azienda. Beh, è un imprenditore, apri un'azienda e l'obiettivo è fare soldi. Chi tutela di più il produttore è te stesso, non c'è nessuna forma giuridica che ti tutela. Cioè deve essere il tuo, il fatto che vuoi portare avanti la tua idea e le tue cose, poi dopo... Ti tutela tutto e non ti tutela niente, perché puoi essere stratutelato, ma c'è sempre qualcosa che non ti tutela. Il rischio dell'imprenditore c'è sempre, qualsiasi cosa tu faccia e qualsiasi forma di vita tu abbia. La base di partenza, però, sempre per partire, è sempre raccomandabile comunque non aprire aziende, anche se c'è questa SRL a 1 euro, che sconsiglio sempre, perché comunque una... Cioè l'SRL c'è per dare garanzia al cliente o al potenziale cliente che tu non sia un'azienda piccolina, no? Quindi se c'è 1 euro di capitale sociale è una barzelletta. No, quello no, comunque no, però insomma, e poi tra l'altro, cioè questa è una cosa solo italiana, poi all'estero questa cosa no, ovviamente non la conoscono. Quindi comunque, qualsiasi forma giuridica tu sia, io con una SNC ho stipulato un contratto con la più grande produzione cinese. Quindi non è che mi vengano a chiedere, boh, ma la SNC
perché la SNC? Non lo so, ecco, sì, perché quindi... è iniziato una SNC invece della SRL normale, che adesso diventerete... No, perché è più semplice aprire una SNC, è più... no, è, la contabilità è diversa, cioè una contabilità semplice è una contabilità più complessa nella SRL. Cioè nella SRL hai dei costi fissi già più alti di quelli della SNC, semplicemente. Quindi siccome non avevamo molti soldi abbiamo detto intanto apriamo l'azienda, questo 5 anni e mezzo fa. Sì. E quindi, quindi niente, poi tutti i costi di un'azienda sono... c'è il commercialista, il legale, il notaio, la Camera di Commercio, l'INPS, l'INAIL, tutte queste robe qua. Quindi se sei una SNC paghi X, se sei un SRL paghi Y. Quindi a seconda di quanti soldi hai decidi cosa fare, semplicemente. Dipende da quello che vuoi fare, però non c'è molta differenza, ecco. Cioè c'è differenza, ma quando inizi che hai 0 euro e hai 0 lavori non c'è nessuna differenza, ovviamente. Poi quando cominci a lavorare allora sì che le cose... potrebbero cambiare a seconda di quello che fai. E quindi niente, questo è un po' il percorso che ho fatto personalmente. Ora però mi piacerebbe, visto che siamo pochi, di sapere il vostro percorso, così io mi siedo, vi ascolto. Ah, lo state facendo ogni giorno? Da casa ci fai una. E allora aspetta, facciamo così, invece di raccontarmi tutto, avete già raccontato tutto a tutti? No. Ok. Vabbè, insomma, ditemi veloce, tipo, boh, chi siete, che fate, qual è il vostro sogno. A me piacerebbe sapere più che altro qual è il vostro sogno, cioè voi tra 5 anni che cosa volete fare? Dai, questo è diverso. Oh, allora, facciamo così, tra 5 anni che cosa volete fare? Cinque anni. E come ti chiami? Ecco, almeno quelle... Sì. Allora, mi chiamo Beatrice intanto. E... Sì, vabbè, sono andata in India per 15 anni, perciò... Ah, okay. Sì. Sei andata in India? Per sì. Sei andata due volte all'anno ci andavo per 15 anni. Quindi... Ma fa cosa? Sa lei. Lo spiega lei, okay, che è mia madre, okay. Sì. Vabbè, dopo lo spiega lei. Okay. E... ho studiato da direttore della fotografia, ho fatto tanti film indipendenti, cose indipendenti, tra 5 anni spero invece di essermi tolta dall'indipendente ed entrare insomma nella no, nel mainstream e fare qualcosa di insomma di importante. O come fotografia o anche perché no, come produzione. In Italia non credo ci siano molte possibilità, però se dovesse essere va bene lo stesso. Insomma, comunque sì. Direttore della fotografia? Principalmente sì. Bello. Io sono mamma, sono andata in India sempre perché abbiamo un maestro spirituale, avevamo una casa editrice che adesso abbiamo chiuso, e pubblicavamo cose sempre di ricerca spirituale, video, documentari, che lei, mi chiamo Cristina Chiulli. E sono architetto e niente, abbiamo fatto questo percorso anche di casa editrice pubblicando dei documentari. Ho anche fatto dei film, come uno come assistente alla scenografia mille anni fa quando studiavo all'università, e poi insomma sempre contatti, così mio marito, suo papà è fotografo pubblicitario, quindi ho fatto film pubblicitari. In Cina, che poi sta in Cina, tra 5 anni... Boh, non so bene, insomma, mi piacerebbe fare qualcosa di divertente, creativo, che ultimamente è in sofferenza in Italia perché non riesco a... Ma tu vuoi produrre qualcosa? Cioè, sì, cinema o no? Cinema mi piacerebbe, sì, mi piacerebbe produrre, mi piacerebbe anche fare scenografie, belle. Anche fare scenografie? Certo, sì. No, però pensavo da casa editrice magari... Casa editrice adesso libro, no, non no, certo, sì, adesso è un'esperienza un chiusa, produrre, non so, sì, posso ancora fare delle cose, sì. Però... Bene, bene, bene.
Ciao a tutti, visto che è il primo giorno che vengo qui. Ciao, mi chiamo Daniele, nulla, riprendendo la sofferenza italiana, sono dovuto rientrare in Italia 4 anni fa, a Taranto tra l'altro, mi occupavo di Milano e un po' in giro per il mondo. L'ultimo lavoro video che ho fatto è stato per le Filippine e la Cambogia, erano produzioni per ONG, quindi tutte a scopo sociale. Non abbiamo mai affrontato un discorso di produzione, quindi ci siamo sempre avventati con le nostre conoscenze. Io provengo dalla pubblicità, dalla fotografia, con l'utilizzo poi di Canon 7D, 5D, ci siamo buttati nelle produzioni di questi progetti, naturalmente abbinando tutto quello che era la nostra preparazione di comunicazione, quindi pubblicità, sito web e quant'altro. E tra 5 anni spero di poter tornare a occuparmi di queste produzioni con un altro know-how. Quindi ora non lo fai? Al momento sono fermo perché sono qui a Taranto. Però hai la tua attrezzatura? Sì. Naturalmente non è così aggiornata, perché comunque negli ultimi 3 anni alla fine non ho più avuto stimoli per andare avanti, e adesso sto cercando di rimettermi un po' in carreggiata. Sì. Però molto interessante. Bene. Grazie. A te. Bene, io sono Francesco, mi sono laureato in economia, la mia grande passione è il cinema, ho fatto l'assistente regista in alcune produzioni, poi ho scritto anche dei soggetti cinematografici. Cioè, il mio sogno sarebbe di realizzare o come regista o come produttore dei miei progetti, oppure dei progetti che ritengo siano interessanti e che valga la pena da produrre o realizzare. Ok. Niente, io sono semplicemente una cinefila. E ti chiami? Chiara. Sei una cinefila? Chiara. E niente, sogni non ce ne sono perché sono bloccati. Però, no, però diciamo che sì, anni dove ti vedi, ecco, dove no, nel senso, quello che mi auspico è quello comunque di poter stare in questo settore senza forse grosse pretese, però comunque vivere il mondo del cinema dal punto di vista del set organizzativo, qualsiasi cosa, sono disposta, chiaramente pensando di evadere, spostarmi da qui, perché comunque è un mondo che mi piace molto. Però non rientro in una figura professionale specializzata tale. Niente. Perché essere una cinefila saper fare tutto. Sì, nel senso che allora io sono arrivata a questo. Qual è una tua passione? Diciamo che la scrittura. Quindi sì, l'ideazione di un soggetto è quello che sento a me più consono, però ritengo che a volte a me manchi un lato pratico, cioè nel senso riuscire poi a realizzare qualcosa per me è stato sempre molto complicato, quindi pur essendo arrivata a questo corso così per caso, quello che mi sta dando è proprio questo scatto, nel senso che comincio a pensare delle cose più verso una realizzazione, così come non avevo mai pensato alla figura del produttore, perché mi sembrava una cosa proprio lontana, cioè come se io dovessi necessariamente rapportarmi a un produttore per realizzare qualcosa di mio. Invece adesso comincio a pensare che io posso fare questo, perché anche quando ascolto le idee degli altri mi piace, e quindi anche poterle vedere realizzate sarebbe una bella sfida che ci sto pensando in questo periodo, in questo momento, perché dopo questo approccio a questo corso, insomma. Quindi segretaria di edizione. Grazie. Il delirio, segretaria di edizione è il delirio. Io non c'entro niente in questo corso. Però ti chiami? Però sei Floriana. Ti chiami Floriana, ok. È colpa sua se sono qui. Okay. Mi piace scrivere. Sto pensando a scrivere qualche sceneggiatura in piccolo. Scrivi per conto mio, sì, sul computer, cose personali, diciamo, però scritte in modo di storia. Non proprio io oggi, no. A modo storia, quindi mi piacerebbe scrivere qualche sceneggiatura, magari anche in piccolo, nient'altro. Ok. Io invece mi chiamo Ivan e sono, diciamo, tecnico, quindi niente, prettamente tecnico.
Ho studiato comunicazione audiovisiva a Ginosa, ma quindi solo le superiori, non sono, sono solo diplomato. Ho fatto un paio di film sotto stage e ultimamente ho fatto l'elettricista sul set di Noella Giulia, di Edoardo Leo, dalle parti di Matera. E niente, quello che sogno di fare in un futuro, spero molto vicino, è avvicinarmi al mondo della fotografia, diventare un direttore della fotografia un giorno. Tu lo sai cosa fa il gaffer? Il gaffer? No. Il gaffer, che è il capo degli elettricisti. In inglese non ok, se me lo dicevi questa parola gaffer, cercatela, perché prima di arrivare a fare direttore della fotografia, infatti ora sto facendo l'elettricista, poi no, perché il capo elettricista è la figura che praticamente colloquia, sì, lo so. Ogni d'accordo. Secondo con il direttore della fotografia. Vai, grazie. Io sono Mara, attualmente mi occupo. Scusa? Mara. Pronto? Sì. Attualmente mi occupo di grafica multimediale, motion graphic, e quello che fra 5 anni, ecco, vorrei essere specializzata nel campo della produzione audiovisiva, nell'ambito creativo, sia per nel campo del cinema d'animazione, che anche quello documentaristico, e diciamo tematiche culturali, antropologiche, con questo taglio qua. Ok. E cosa? No, scusa, tra 5 anni dove ti vedi? No, questo vorrei fare fra 5 anni. Ora mi occupo solo di motion graphic, però in ambito. Quindi in quest'altro ambito. Esatto, sì, sì, okay. Specializzata più in questo versante. Sì, ok, grazie. Io sono Ias. Che faccio? Allora, sono laureato in DAMS a Bologna, ho fatto varie mansioni nel settore cinematografico e videoproduzioni, da aiuto regista, operatore, script girl, in quel caso script boy. E ho fatto un cortometraggio come autore documentario, e un altro cortometraggio come produttore, e adesso ho un'opera scritta da me che voglio produrre. Cioè, fondamentalmente faccio l'autore. Mm-hmm. E adesso, diciamo, per accedere ai finanziamenti statali e regionali da 2 anni a questa parte, devi avere per forza una casa di produzione che ti produce la tua opera. Fra 5 anni, vorrei continuare a produrre le mie opere, quindi sì, può darsi che aprirò una casa di produzione indipendente per poter produrre le mie opere. Bravo, bene. E non vi ho chiesto però di dove siete, scusate, siete tutti di qua? Di Taranto? Io sono palestinese. Tu sei palestinese? Di Taranto? Io sono da Taranto, ma vivo a Roma. Ah, ok. Quindi non sei di Taranto, cioè non c'entri niente con Taranto. Sei venuto a Roma? Sì. Ok. Anche tu sei a Roma? Mara? In Torino. Ah, sei proprio di Torino? Sì, ok. Sono qua. Ah, ok. L'inverter. Dovremmo fare un documentario, lo sai che dovremmo fare un documentario che si chiama Inverter, con tutti quelli del nord vengono al sud. Sì. E anche voi siete di Taranto? Ok, sì. Bene. Intanto mi viene in mente che tutti insieme, se ci si mette insieme, si fa un'opera. Si fa la produzione Cinerapsody. Ci avete pensato a fare un prodotto che esce fuori dai ragazzi che hanno partecipato al corso? In realtà c'è il prodotto buono, però sono basato
microfono, microfono. Il laboratorio, come ben sai, c'ha più lezioni sotto forma di project work, cioè esercitazioni sullo sviluppo di opere che sono in via di sviluppo. Cioè ognuno ha la propria? Non tutti, okay. Chi ha inviato, cioè c'era una selezione, okay, okay, chi okay. Ha inviato... Sì, 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 ok, ok. Quindi quei 4-5 che sono stati selezionati verranno... cioè, avranno come tutor i relatori e potranno avere consigli, cioè non questi tutor non gli scriverà il progetto, ma avranno consigli su come svilupparlo e magari anche come mostrare un possibile mercato. Ok, ok. Guarda, ancora non sono iniziati, quindi ancora non so dirti... Sì, sì, sì. No, no, siccome siete tutti così, cioè se ci pensate, è un puzzle che se lo mettete tutti insieme, cioè fate una squadra di produzione. Tutte diverse, no? Cioè vedete, c'avete l'elettricista, c'avete la grafica, c'avete l'autore, c'avete il videomaker, c'avete la direttiva fotografia, la scenografa, cioè la sceneggiatura, io metto soldi, lui fa l'organizzatore di location, e no, le squadre di produzione vengono fuori così. Poi il bello della squadra è essere una squadra, a parte le professionalità, è proprio essere un gruppo di persone che sa cosa fa ognuno di noi, che però, come dire, sta bene con l'altro, quindi di stare insieme, di crescere, di far qualcosa che poi va bene, cioè fa bene a tutti coloro che fanno parte della squadra. Quindi, boh, magari pensateci, chissà, invertere il documentario, partiamo da mare. Allora, invece, partiamo con la lezione, dopo tutto questo. Allora, io vi volevo raccontare oggi due, tre cose. Allora, la prima, visto che volete tutti fare produzione, più o meno, nel senso che tutti volete lavorare nel mondo della produzione, vi racconterei, se non lo sapete già, voi sapete già come è composta precisamente una squadra di produzione? Cioè, volete che ve lo racconti o secondo voi è... Perché allora... Esatto, esatto, tutte le figure. Perché questo potrebbe essere una cosa e poi dopo come vi racconto l'esperienza nostra come produzione esecutiva, cioè qual è la cioè non c'è tanta differenza tra essere una casa di produzione e fare la produzione esecutiva, perché la produzione esecutiva praticamente, soprattutto nei casi di grandi film, è il 60% della troupe, quindi di 100, 60 sono italiani e 40, in questo caso ora del film che stiamo girando, 40 sono cinesi. Quindi alla fine il film, sì, artisticamente c'è il, come dire, la direttiva del regista cinese, poi c'è il direttore della fotografia che è cinese, e poi abbiamo il capo macchinista che è cinese, però il capo elettricista è italiano, e l'assistente della regia è italiano, e l'aiuto regista proprio, e tantissime cose vengono praticamente decise da noi. Non vengono decise dai cinesi, cioè i cinesi ci danno, boh, vorrei far questo, però poi dopo cioè siamo noi che diciamo no, questo qui a Firenze non lo puoi fare, o questo qui boh, forse sarebbe meglio di no, e perché non fai questo, sai che a Lucca c'è questo, potremmo far questo, mettere dentro la storia questo, cambiare lo script in corso, quindi praticamente alla fine è come se producesse, è come se stessimo facendo noi la nostra storia, il nostro film, anche se poi ovviamente è finanziato dalla produzione cinese. Quindi vi racconterei, prima di tutto, una squadra di produzione come è composta. Due, vi vorrei raccontare, così per vostra conoscenza, che cos'è l'India, Bollywood, e tutto quello che ha a che fare con il mondo, diciamo, della cinematografia indiana, e che non è solo Bollywood. E poi, infine, direi... che legato a Bollywood vi faccio una breve postilla, piccola postilla su quello che è il discorso del cineturismo che è scritto nel titolo dell'incontro di oggi, vi racconto un po' perché l'India e il cineturismo sono così legati,
E ultima cosa, vi racconterei in brevissimo la produzione digitale che va fuori da quello che diciamo più o meno era il tema che dovevo trattare, perché è una cosa molto nuova anche per noi, nel senso che la stiamo aprendo ora e che però potrebbe essere interessante intanto per collaborare insieme, nel senso che io sono alla ricerca continua di persone, cioè il mio lavoro essenzialmente è quello di attrarre persone e lavorare insieme, creare progetti insieme e farli. Questo è il mio lavoro. Poi dopo, quando parte la produzione, io mi stacco e ne cerco un'altra, come questa cinese, per questo che sono qua. Perché una volta che la squadra va, e ora ne abbiamo, sono 52 persone, cioè 52 dipendenti, tutta la mia responsabilità, che sono a Firenze, che girano, e però funziona, cioè va tutto e quindi si va al prossimo. Quindi questo è il mio lavoro, che è un po' il lavoro del produttore, un po' il lavoro di colui che deve ok, cioè non creare storie, ma far sì che si realizzino, che è diverso, cioè da quello che dicevi tu prima, no? Una cosa è la scrittura e la storia, perché ci vuole un certo tempo, concentrazione, una certa musica, cioè scrivere. Sì, 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 esatto, sì, sì, brava, sono proprio due cose, sì, diverse, sì, sì, perché una cosa è quando scrivi poi ti devi proprio, devi far parte della storia, devi diventare quasi come tu te la stessi, cioè recitando, e invece poi, invece la produzione no, la produzione leggi e se il feeling è sì, è sì, se il feeling è no, è no, è così, cioè il produttore è... Certo, sì, 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 assolutamente, sì, 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 sì. Quindi partiamo. Allora, primo punto, la produzione. Nella produzione abbiamo la figura del produttore. Producer. Che è diversa da quella del financier, perché il finanziatore, solitamente, o comunque soprattutto nel mondo asiatico, non è sempre il produttore. Nel senso che colui che mette i soldi, a volte, cioè la maggior parte delle volte, è o una media company, oppure o una persona, a volte un regista, a volte un ricco, a volte un... che semplicemente ha deciso di investire dei soldi nel cinema, che è diverso da fare il produttore. Perché quando hai tanti soldi, magari... ce n'hai così tanti che li vuoi investire e quindi ci sono tantissime opportunità di investimento. E le case, compro una casa da una parte e quindi la metto lì tre anni, tra tre anni vale il 15% in più, la metto in azioni, la metto in... cioè ci sono tanti modi per investire i propri soldi. No? Quindi non dimenticatevi che se conoscete qualcuno ricco, sappiate che gli potete proporre di investire nel cinema, ad esempio. E per investire nel cinema... l'Italia dà anche a disposizione, se sono italiani questi investitori, voi lo conoscete il tax credit, e quindi c'è il tax credit per aziende esterne che dà la possibilità di avere un abbattimento delle tasse del 40%. Quindi se io sono un investitore, se io ho tanti soldi, perché anche io fino a che pensavo, cioè non ho tanti soldi e quindi non ci ho mai pensato a queste cose. Poi dopo piano piano pensavo, aspetta, però effettivamente se uno spende così tanti soldi per una roba vuol dire che c'è qualcosa ci guadagna, non è che li butta via. E quindi andando a scoprire, andando a pensare, effettivamente quando hai tanti soldi, che ne hai tanti, li devi solo investire, non puoi tenerli lì in banca. Anche perché o finiscono o li paghi in tasse, cioè queste sono le due. Quindi l'unica cosa che puoi fare è investirli per continuare ad aumentarli e per continuare anche a tenerli, ad avere un livello di vita di quel tipo, ok? Quindi è un po' come se voi doveste trasbordare voi stessi dentro uno straricco miliardario, perché prima di andare a chiedere dei soldi a questi miliardari dovete fare questo lavoro, dovete diventare voi miliardari per una settimana, pensare come un miliardario e credere veramente che quel 40% di tasse che vengono abbattute sul suo costo che investe dandovelo per il vostro progetto, è molto interessante, perché in qualsiasi altro investimento
non c'è questa possibilità. Quindi già solo questo è un punto in più. E sappiate che il tax credit vale per tutto, cioè non vale solo per i grandi film di grandissima, cioè vale per tantissima, cioè film, prime, seconde, opere prime, opere seconde, robe, serie televisive addirittura ora, un po' di tutto. Quindi semplicemente se avete un progetto, scoprite come funziona il tax credit e se volete cercare dei soldi per farlo, perché tanto ragazzi l'unico motivo per cui qualcosa funziona se ci sono dei soldi, non ci sono altri, è inutile girarci intorno, o i soldi ci sono o non ci sono, se non ci sono non si può fare niente, se ci sono si può fare qualcosa. Quindi il primo step, e questo l'ho, l'ho imparato su me stesso, è trovare i soldi, bisogna trovare soldi, bisogna trovare qualcuno che ha i soldi o trovare dei soldi, sono due, insomma... Purtroppo è così, qualsiasi cosa vogliate fare nella vita, come dire, imprenditoriale anche nel vostro piccolo. Quindi il financier, ora non si legge bene, comunque, il financier, il finanziatore, può essere chiunque, quindi anche una grande azienda romana o di Udine o di non so dove, può essere il vostro finanziatore. Il producer invece è la figura che conosce la storia, perché è in contatto con il suo, cioè con quello che poi crea il film, e quindi il regista, lo scriptwriter, lo sceneggiatore, cioè queste sono le figure proprio cardine su cui il producer fa leva con il finanziatore, se non è lui il finanziatore. Questo è il regista, questo è il direttore di fotografia, questa è la storia, ok? Quindi, se voi volete, poi ve lo spiegheranno la prossima settimana quando vi diranno del pitch nei market, che è un'altra cosa molto interessante, perché però quello è da storia a producer, cioè il pitch avviene da qui a qui, quando andate nei market, invece quello che vi sto parlando io è da qui a, cioè è lo step sopra, è andare direttamente da uno che ha tanti soldi per farvi fare un film, che è una cosa che, pensateci, perché può essere sempre interessante. Il producer crea la sua squadra, un team di produzione. Allora, alcuni di voi hanno fatto produzione, ad esempio, scusa, ricordami il nome? Ivan, che è uguale a me, e Floriana che è uguale a mia sorella, quindi... Perfetto. la squadra di produzione, cioè tu hai fatto produzione, hai visto il film, hai visto cosa vuol dire... il delirio, la gente, il casino. Qualcun altro è stato in produzione di film, ok? Ma quante persone erano di troupe, diciamo? Cioè quanti eravate? Eravamo 10, 50? Qual era la grandezza? Una ventina, eh? Sì, già dalla ventina in poi già si sente questa cosa, perché sotto i 10, perché ci sono le produzioni cosiddette digitali di cui vi parlo alla fine, dove anche in 5-6 si fa le cose, non c'è bisogno di tanta gente. E, però invece ci sono tante altre produzioni. Dalla ventina di persone in poi nasce questo spirito di produzione, questo spirito di squadra. Come se voi giocaste a... Non so se qualcuno di voi ha fatto uno sport, ha giocato in squadra. Nasce la squadra proprio, dove uno fa... Io gioco in porta, te giochi avanti e te giochi a centrocampo. Questa è... E ognuno sa che cosa deve fare, qual è la strategia, qual è la tattica, dove devo stare se la palla è lì, dove devo andare se l'arbitro fischia, cioè, so tutto. Questo è il team. Quindi prima di tutto, di creare il progetto, bene in mente chi fa cosa. E soprattutto, ancora prima, come diceva il mio professore di marketing, la più grande scelta, la più grande azione di marketing, se si può chiamare così, leva di marketing per un progetto, per un'idea, per la vita personale di voi, è scegliere le persone. Non c'è nient'altro di più importante di scegliere i vostri compagni di squadra. Quindi se io gioco con una persona che darà il 100%, abnegazione, non si fermerà anche se bisogna lavorare alle 10:30 di sera, se c'è da fare un cambiamento all'ultimo minuto non dirà niente contro e non si butterà giù perché è stanco, ha dormito poco, quella è la persona giusta, intanto, per partire. A prescindere dalle sue qualità tecniche, però se c'è questa base è già un ottimo
first point. E quindi nel team, se poi alcuni di voi ha detto voglio fare il producer, vorrei creare il team, questo è un consiglio che vi do perché l'ho creata la squadra e vedo che una volta creata ci sono alcune persone che sono fantastiche, che sono perfette. Ci sono alcune persone che sono bravissime, che non hanno quello spirito, passione, però va bene, insomma non è necessario al 100%, però sono brave, lavorano e sono precise, eccetera. E poi invece ci sono gli altri. No, ci sono gli altri che invece no, è il contrario, gli altri che li manderei via domani. Sì, sì, sì. Io sono molto straightforward. Se tu mi dai quello che mi dici, vai. Cioè non ti chiamo neanche, tu fai quello che dici e io mi fido di te, 100%. Perché è un'altra cosa, fidatevi delle persone, altrimenti, sì, non fate tutto voi, altrimenti vi incartocciate e non riuscite a far tutto. Assolutamente sì, assolutamente. Ed è un lavoro molto certosino, capire chi fa cosa, dargli il compito e farlo fare. Cioè non fermarlo, avere sempre l'ultima parola, perché altrimenti poi nascono delle, insomma, piccole frizioni, tu decidi, io decido, come succede, eccetera. E però c'è questo terzo gruppo di persone che, a prescindere dalle persone, magari sono anche amici o sono persone che conosco da una vita, o, però non vanno bene. E se fate i producer, un giorno di produzione vale così tanto che quella persona che purtroppo non coincide, non combacia con le vostre, deve essere immediatamente messa da parte o cambiato ruolo. Purtroppo in Italia, non come in Cina o in India, dove il licenziamento è così facile, che, di cui io sono un grande fautore purtroppo, del licenziamento, nel senso che a me piace la mobilità, cioè che io se non vado bene qui vado di là, se vado bene qui, c'è una cosa quasi istantanea. Invece in Italia una volta che ti prendo, vum, mi fermo, mi rallento, ah, ho preso il lavoro, per 3 mesi non devo cercare lavoro, errore, per me, cioè poi vabbè. Ci sono le regole che rispetto, però credo fortemente che se mi fido di qualcuno e quel qualcuno fa quello che dico io o quello che ci siamo accordati, fantastico. Se però non lo fa, sappiate che purtroppo in Italia licenziare è impossibile. Impossibile. Non c'è nessun modo, a meno che lui non mi arrivi e mi dica una manata boh, o mi offende. Non lo so, neanche se uno mi offende. Siccome è verbale e magari non ci sono testimoni o magari boh, qualsiasi cosa, entri in un giro che se voglio mandar via qualcuno devo fare così tanti passaggi che non lo mando via. No. Bravissimo. E infatti arrivavo proprio a quello. Perché è una cosa importante. Non so se qualcuno ve ne ha parlato di contratti, il contratto nazionale del cinema. No. Questo è importantissimo. Perché prima di fare cinema dovete leggervi la legge che sta alla base del cinema. Se no, pensate... Oh, scusami. Perché se non sapete la legge, ragazzi, è complicata. La legge... Forse quella è chiusa, quella tasca. No, è aperta. Perché la legge è fondamentale. Cioè, sapere quante ore una persona deve lavorare, quante ore di straordinario può fare, quante ore fino a che ora può lavorare, chi sono le persone, quanto costa, qual è il minimo sindacale. Tutte queste cose qua, quando poi fate cinema, io parlo di cinema ora, quindi di produzione almeno, come dicevamo, di una ventina di persone, 25, insomma, che magari non fa un cinema di mainstream, ma fa un film indipendente, che si basa su queste regole del lavoro, sappiate che queste sono le regole italiane. Leggendovi il contratto collettivo nazionale dei lavoratori del cinema, CCNL. CCNL Cinema. Mi raccomando, leggetevelo, lo trovate sul sito dell'ANICA, che è l'Associazione Nazionale Italiana Cine Audiovisivi, che comprende tutte le aziende che lavorano nel mondo del cinema. Contratto collettivo nazionale dei lavoratori. Sapete i contratti, quando si parla dei contratti collettivi, che si fanno gli scioperi, che la gente vuole di più.
nel contratto collettivo ci sono anche le retribuzioni minime, medie di ogni livello. Quindi la legge vi divide i livelli in 7 livelli. Cioè, scusa, vi divide le professionalità in 7 livelli. Esatto. Dal livello 1, che è quello più basso, quindi da, non so, l'assistente o l'helper o insomma persone che magari fanno lavori di poca o comunque di basso profilo, insomma chiamatemi come volete, e poi a salire sono gli autisti, che è il livello 3, il direttore di produzione invece, che è più alto, insieme al capo elettricista, insieme al direttore della fotografia, insieme al regista, che sono a livello 7, che è il livello più alto. Esatto, che guadagnano di più, che hanno... Insomma, ogni livello poi ha le sue specifiche, le sue particolarità. Leggetevi la legge, perché sono 40 pagine, mi sembra 50, non mi ricordo. Comunque, un giorno prendete, armatevi di un pennarello, di una matita, scrivete, fate il riassunto della legge e capite che cosa dice. Il problema è... Dimmi. Che con tutti i film low budget o no budget che ci sono ultimamente, grazie al digitale, tutto questo contratto non viene eseguito, perché grazie alle liberatorie tu dici ok, lavori per poco o niente, poi casomai se il film va bene... Ma infatti io ti sto dicendo, questo è il cinema, cioè non ti sto dicendo che questo è per tutto. Questo è quando fai cinema. Quando fai cinema, poi magari tra 3 anni ti capita che sei nel cinema, all'improvviso sei in una grande produzione. Tutto si basa su quel contratto. E leggerlo è comunque una skill che hai, tu, come persona, che ti comunque pone, diciamo, un pezzettino in più rispetto magari anche ad altri. Altra grande lezione di vita. Sappiate che siete sempre in concorrenza, in competizione con qualcun altro, e soprattutto nel mondo di oggi siete in competizione con tutto il mondo. È inutile guardarsi agli italiani, tu vuoi fare direttore della fotografia, il tuo concorrente sono tutti i direttori della fotografia di tutto il mondo, non c'è, io sono a Taranto cioè va bene, però ripeto, è sempre un 5-6% del vostro potenziale, perché il potenziale italiano purtroppo è poco sfruttato, perché non è internazionale, perché non si parla inglese, perché i cartelli non sono in inglese, perché la televisione non è in inglese, perché è così, i bambini non parlano inglese. Invece vai negli altri paesi e volano, cioè non li vedi. Non ci sono regole del lavoro così restrittive, si può licenziare, cioè ci sono tante cose che rendono la vita più mobile, e quindi le persone vanno più veloci, è così, e invece da noi ci sono dei rallentamenti sempre. Tutto questo per dirvi, vi sto dicendo tutte queste cose non per farvi una predica, ma per raccontarvi come si crea una squadra di produzione, perché alla base delle scelte che poi farete ci sono tutti questi discorsi, tutte queste cosine, tutti questi tassellini che dovete avere in mente prima di scegliere le persone. E ripeto, le vostre squadre poi, perché poi ognuno di voi ha le sue caratteristiche, vanno a seconda dei dipartimenti. Il team si divide appunto in dipartimenti. Allora, sotto il producer c'è una figura che si chiama Unit Production Manager. Lo Unit Production Manager è colui che prende tutte le decisioni più importanti della produzione, dal punto di vista del budget e dal punto di vista, cioè legando quelle che sono le necessità della regia e i limiti del budget. Perché ricordatevi che nel film c'è sempre il regista che vuole prendere una gru gigante, metterla davanti alla piazza, fare una scena con l'elicottero, con tutti quelli, e i soldi non ci sono, e quindi ci deve essere uno che gli dice al regista: oh, guarda che non ci sono soldi per fare questa scena, oppure gli dice: guarda che per fare questa scena, invece di fare così che spendi 1, fai così che spendi 0,1, e quindi lui dice: no, ma allora facciamo, insomma, la contrattazione delle parti, no? La contrattazione delle parti in produzione è regia,
e produzione, diciamo, perché la regia non fa parte della produzione, per la produzione, perché il regista ovviamente non se ne cura. E lo UPM è appunto colui che sta in cima a questa piramide. E quindi io ho in mano il budget, senza il mio senza la mia approvazione non si spende neanche un euro, perché tutto passa da questa persona, e questa persona delega un solo delegato, che è il direttore di produzione. Il direttore di produzione, a differenza dello UPM, sta sul set. Lo UPM non sta sul set, tendenzialmente. Quindi lo UPM cosa fa? Si mette a sua scrivania in albergo o nell'ufficio di produzione, perché poi quando si gira qualche parte in Italia devi avere una scrivania, un computer, i tuoi fogli, tutti i tuoi documenti, tutti i form che devono firmare tutti, insomma hai il tuo ufficio, che può essere in albergo oppure proprio in un vero e proprio ufficio. Lui passa le consegne, lei o lui passa le consegne al direttore di produzione. Il direttore di produzione va sul set, prego. Questa figura è l'organizzatore di produzione, l'organizzatore, il produttore esecutivo in Italia. Produttore esecutivo. Produttore bravo. Esecutivo. Sì, sì, sì. Okay. Però si chiama anche in Italia UPM. Cioè, poi magari sul set, cioè su, tra, quando parli con una produzione è lo Unit Production Manager. È il Production Manager, insomma, il produttore esecutivo. Il direttore di produzione invece, a differenza del production manager, è sul set. Il direttore di produzione dirige, è il direttore d'orchestra. Quindi ci sono tutti gli strumenti e io do le deleghe con la conoscenza di quanto budget abbiamo a disposizione, perché vedrete, chi ha lavorato già l'ha già visto, il budget è la Bibbia da seguire. E infatti oggi vi farò vedere anche un budget. Non ve lo faccio vedere perché è confidenziale, però vi faccio un riassunto del budget, così avete in mente quali sono le voci di budget. Quindi il direttore di produzione è praticamente colui che dirige. Dirige tutti. Quindi sul set c'è una figura, un'altra figura, che fa proprio l'organizzatore tecnico del set, che si chiama ispettore di produzione, che ora lo metto qua, isprod, purtroppo l'ho scritto grande, ora devo capire com'è, vabbè. L'ispettore di produzione, come dice la parola, fa l'ispettore. Però cosa vuol dire che fa l'ispettore? Perché io prima, cioè, pensavo fosse uno che mi controllasse che avevo tutti i documenti in ordine, che quindi avevo un po' paura di questo ispettore di produzione. Invece l'ispettore di produzione è colui che fa sì che tutto ciò che il set richiede ci sia veramente, sia dal punto di vista di budget, sia dal punto di vista proprio di organizzativo. E vi faccio un esempio. Vi faccio l'esempio del set di oggi, così almeno è un esempio concreto e pratico. Oggi siamo a girare in un palazzo del Cinquecento, che si chiama Palazzo Capponi, che è un palazzo storico, bellissimo, stupendo, in centro a Firenze, una roba della Madonna, bellissimo, tutti gli affreschi. E la scena è la scena di un ballo molto bello, dove l'attore, l'attrice, allora, la storia che non vi posso raccontare, però sono alla ricerca di un attore, insomma, di un'altra persona. Questi due, l'attore e l'attrice, sono alla ricerca di un altro e vanno in questo ballo. E questo ballo, che è di sera nel centro di Firenze, con tutti i vestiti super chic, con l'orchestra. Quindi immaginatevi il film. Eh? Tempi attuali, 2014, sì. Christmas, quindi c'è l'albero di Natale di 3 metri, tutte le palline, tutte le robe. Quindi immaginatevi la scena nella vostra mente, no? Con la camera che magari dall'alto fa inquadratura di tutti che ballano, con la musica bella, e poi boom, su di loro che entrano con lo smoking, lei bellissima, che entra in questo posto, wow. Immaginatevi questa scena,
Ecco, ora fatela. Esatto. Perché quella scena lì, ad esempio, cosa richiede? Allora, richiede intanto una location. E infatti... Infatti, si parte quasi sempre dalle location. Perché la regia, quando fa lo scouting, insieme al capo elettricista, insieme al direttore della fotografia, insieme al direttore della produzione, insieme ad altra gente che magari viene a fare lo scouting, e il location manager, vanno in location e guardano il palazzo, no? Entrano, vanno su, e lui intanto in preproduzione gli ha detto: a me servirebbe questo palazzo per fare una festa, è una festa di questo tipo, io mi leggo la sceneggiatura, ok, ho capito, secondo me questo è il palazzo giusto, andiamo in questo palazzo, vediamo il palazzo, entriamo nel palazzo, c'è il direttore che comunque gli chiede, va subito, solitamente lo UPM o il producer, perché a volte ci sono anch'io, cioè spesso ci sono, io vado subito, quanto costa, io parlo solo di cosa, non mi interessa di quello che fanno loro, e vado dal proprietario del palazzo e lo prendo da parte e comincio a contrattare, perché tanto se non abbiamo il budget per girare in quel palazzo è inutile che questi ragazzi poverini mi guardano il palazzo, sono contenti, e quindi vado subito lì e gli dico: questo è il nostro budget, insomma cerco di contrattare alla morte, e la location la decidiamo di prendere, ok, fatto l'ok, il regista ha detto ok, io dico ok, il budget è ok, va bene, andiamo. Arriva il giorno in cui bisogna girare. Cioè, abbiamo deciso la location e nel piano di lavorazione, sapete che cos'è il piano di lavorazione? Il piano di lavorazione è il documento ufficiale della produzione che viene eseguito, diciamo, in pre-produzione o comunque all'inizio delle riprese, che va comunicato in maniera obbligatoria ai sindacati, attenzione ai sindacati, perché i sindacati sono coloro che, se io, vabbè, se sei un imprenditore, dico, e sono i tuoi, come dire, i tuoi, la counterpart, la controparte, e quindi vabbè, insomma, c'è sempre, loro vogliono di più dalla loro e io voglio di più dalla mia, ovviamente, e quindi c'è questo piano di lavorazione, il piano di lavorazione c'è scritto che in quel giorno giriamo in quel palazzo. Ok, oggi è mercoledì 27 novembre, dalle 7 della mattina alle 7 di sera abbiamo la location, benissimo, partiamo. Andiamo a parlare col Comune di Firenze, primo step, perché il Comune di Firenze ti dà il suolo pubblico. E il suolo pubblico, perché il permesso te l'ha dato la contessa proprietaria del palazzo, perché ovviamente è una location privata, perché ovviamente la grande differenza è location pubblica e location privata. Location privata, parli solo con il privato, il pubblico non ti interessa, a meno che tu non abbia bisogno di parcheggiare tutti i tuoi mezzi, perché noi abbiamo purtroppo 18 mezzi nel frattempo, di cui 12 pulmini 9 posti e 4 furgoni cassonati e un cinemobile. Quindi tutti questi mezzi che occupano 100 metri quadri li devi mettere da qualche parte, siamo in centro a Firenze. Quindi vai dal comune, fai una riunione con i vigili urbani, con l'occupazione, con tutti coloro che decidono della mobilità e del comune di Firenze, si mettono lì e te li dici: io devo girare un film dentro Palazzo Capponi. Allora, intanto ce li avrete sempre contro, perché come io e i sindacati, io e il comune. Che il comune, non so perché, solitamente è sempre... Allora, a parte il comune... No. Allora, c'è l'indirizzo politico comunale che magari a volte... Facciamo tutte le produzioni, siamo a favore, viva le produzioni, venite qua. Che è una cosa. Quindi se c'è quella comunque è già buono, è già una cosa che aiuta. Ci sono alcune amministrazioni che invece non sanno neanche che esista il... Ad esempio Firenze, però Firenze invece è una di quelle che proprio le produzioni le odiano. Perché a Firenze c'è così tanta gente, e c'è così tanti turisti, e c'è così tanta gente che vuole girare a Firenze... che cioè sono veramente troppi, quindi pongono delle barriere e fanno bene, nel senso altrimenti veramente tutti andrebbero a Firenze a girare. E pongono delle barriere relative a tendenzialmente dove parcheggiare, che tipo di giri fare, a volte
bisogna chiudere il traffico, perché ad esempio le scene di venerdì, sabato, domenica e lunedì, che sono in una piazza, noi abbiamo chiuso tutta la piazza, quindi vuol dire anche chiudere il traffico veicolare, quindi vuol dire fare No, queste vai. Ah, no. È difficile, però non è impossibile. Sì, sì, certo, te vai lì e gli dici tutte le robe, gli distruggi i discorsi, questo. No, il budget comunque non è, cioè per il comune, a differenza della location privata, ci sono delle tabelle che ti dicono quanto costa ogni metro quadro. E quindi a seconda di quanto spazio occupi, paghi. Firenze non è molto cara, Roma anche non è molto cara dal punto di vista del suolo pubblico parlo, perché poi ci sono altre città, ad esempio Roma, solo Roma, che paghi 2.000 euro al giorno solo per l'immagine di Roma, per dire. Quindi se voi girate a Roma, l'ufficio cinema vi chiederà 2.000 euro al giorno, che se fai 3 giorni c'è uno sconto, tipo al supermercato, insomma, è tipo così. Quindi Roma è così. Invece... No, ci sono alcuni... No, no, sì, ci sono delle differenze. Poi c'è tutta una tabella che ora non me la ricordo a mente, però la prendi e là sono 10 pagine, ci metti lì e capisci come si gira. Aspetta, c'è... Scusa. Prego. Ma in posti invece più... Cioè, qualsiasi paesaggio ha bisogno di un permesso? Certo, sì. Cioè, qualsiasi ripresa esterna, io devo chiedere il permesso, anche se inquadro il mare del comune, di... Assolutamente, sì. Se tu metti qualcosa per terra... Secondo la regola, secondo la legge italiana, se tu posizioni qualsiasi cosa per terra, no? E stai facendo qualcosa per, diciamo, il tuo lavoro, dovresti chiedere l'occupazione di quel pezzettino di terra. Poi, se giri con un cavalletto e siete in pochi, figurati, non c'è bisogno di... Cioè, c'è molta flessibilità, okay. Non è che non puoi girare da nessuna parte senza permesso. Io tantissime volte giro senza permesso quando abbiamo... Perché non serve, cioè se abbiamo un cavalletto e magari siamo appunto davanti al mare, non c'è nessuno, o un posto in una campagna, no? Non è fondamentale. Però quando cominci, cioè quando sali di numero, ovunque. Però non c'entra quello che stai inquadrando, ma che cosa... Qual è la tua attrezzatura? Cioè, quell'occupazione sul pubblico, non... Tutto c'entra. C'è sempre un responsabile che ad esempio, a Firenze, allora, lo spazio che occupo per le telecamere e lo spazio che occupo dei mezzi va all'ufficio suolo pubblico, che si chiama SUAP. Più o meno in tutti i comuni c'è il SUAP. Che non mi ricordo, sportello attività produttiva, è bravissimo. Dentro quello sportello c'è la richiesta di suolo pubblico, temporaneo o definitivo. E visto che mettono i gazebi fuori ai ristoranti, le sedioline, i tavolini, quello è il suolo pubblico. Perché tu stai occupando una parte del comune, cioè quello lì è territorio di tutti i cittadini, però tu ci stai mettendo delle barriere, che io cittadino terzo non ci posso passare ora. Cioè se tu mi stai creando un set e io sto perdendo il treno, perché così, cioè i problemi poi sono anche questi, io sto perdendo il treno e devo andare da qui a lì e te sei nel mezzo, io devo avere l'autorizzazione a fare quello che sto facendo per bloccare l'altro cittadino che magari perde il treno perché c'è il set nel mezzo. Che ci sta, è possibile, mi è capitato di tutto, tra cui anche questo. E quindi c'è il suolo pubblico per questo tipo di autorizzazione. Poi dopo c'è la mobilità, ufficio mobilità, per quanto riguarda invece l'autorizzazione sia dei parcheggi, intesi come mettere i cartelli di divieto di sosta, che questo è un altro proprio dettaglio fondamentale. Quando tu occupi il suolo pubblico ti dice ok, ti sto dando questi metri quadri, no, giornalieri, ti faccio pagare questo X. Poi dopo però ti dice, ora vai dalla mobilità e vagli a dire che vagli a chiedere l'autorizzazione per mettere i cartelli in quel suolo pubblico. Perché ok, io lo sto pagando il suolo pubblico, ma se la mobilità mi dice che in quegli stalli di parcheggio non ci posso mettere i divieti di sosta perché, boh, per qualsiasi motivo, non mi serve più il suolo pubblico. Quindi devi andare alla mobilità, un altro ufficio, che vabbè, solitamente si fa insieme l'incontro, quindi è semplice, non è così complicato.
E loro ti dicono: ok, qui accanto al palazzo, in via X, ci sono 10 stalli di parcheggio, 48 ore prima del giorno delle riprese devi posizionare il cartello di divieto di sosta. E così la macchina che ha malgrado suo parcheggiato lì dopo l'ora viene tolta perché c'è il cartello. E quindi niente, quindi diciamo le autorizzazioni comunali sono di queste, cioè questa è la grande parte, la difficoltà. Il resto, l'autorizzazione a girare, che è una roba che per me non esiste, cioè è un'altra roba che devo chiedere, però c'è anche quella, ed è il gabinetto del sindaco. Il sindaco, che è colui che rappresenta il comune, ti dà un'autorizzazione. Ti dice: ok, il tuo film, siccome non danneggia l'immagine della mia città, allora ok, ci puoi girare nella mia città. Okay. Però una vale per tutti gli aspetti, cioè tutti i luoghi nella città. Io con l'autorizzazione del gabinetto posso girare in qualsiasi punto. Oh, no. Dipende dai comuni, perché c'è il comune di Lucca che ti dà l'autorizzazione per, ci sono tre tipologie, centro storico, fuori le mura, sulle mura, tre tipi. Quindi le puoi chiedere, sono gratis, però comunque devi andare all'URP, ufficio relazione del pubblico, o farlo online, ma dare il form, scrivere come ti chiami, chi sei, che film vuoi fare, quanta gente c'è, insomma devi dare tutti i dettagli e loro ricevono la richiesta, passano sempre 3-4 giorni lavorativi, non so per quale motivo, non so perché, perché comunque nel senso una volta che leggi che cos'è, ok, va bene. E quindi poi dopo ti mandano l'autorizzazione, che è una carta, un documento in carta intestata del comune in cui si scrive, si autorizza Occhi di Ulisse a girare il film tal dettaglio, imposto X, Y, Z, dalle ore X alle ore Y, in giorno questo, firma. Quindi quando arriva il poliziotto di turno, che ti dice: allora, ma te ce l'hai le autorizzazioni? E tu gli dici sì, e gli devi far vedere l'autorizzazione del comune, che quindi per il comune di Lucca, comune di Firenze, comune di Roma, comune di Milano, sono tutte autorizzazioni che fa il gabinetto del sindaco. Il gabinetto del sindaco, che è l'ufficio del sindaco praticamente. Dipende dai comuni. Dipende dai comuni, sì. Io ho visto Roma che richiedono 30 giorni. Sì. Però a Roma c'è un ufficio, per fortuna, che non funziona, però c'è, e che si chiama Ufficio Cinema, che è a Roma, e in piazza del Popolo. E piazza del Popolo, e c'è questo ufficio dove vai lì e fai le richieste di tutto insieme. Perché che cos'è il cinema poi? Cioè, che cosa serve al cinema, scusa? A me produttore cosa serve? Invece di andare dall'ufficio del suolo pubblico, l'ufficio dell'attività produttiva, dal gabinetto del sindaco, da questo, da quest'altro, ci dovrebbe essere, almeno poi in Italia che tutti vorrebbero venire, in Italia se sapessero come si fa. Che qual è il problema? Non è più un problema che ci siamo noi. No, se diciamo un punto di vista burocratico, amministrativo. Certo, sì. Però diciamo che è un l'ottimo sarebbe appunto avere un ufficio del cinema che conosce alla perfezione chi sono coloro che devono dare l'autorizzazione e fanno semplicemente da filtro per te, produzione, e quindi invece di farti impazzire. E poi, ma a quel punto cosa succede? Che l'ufficio cinema potrebbe anche diventare dei comuni o delle regioni. No, potrebbe diventare un filtro già iniziale, quindi dall'ufficio del suolo pubblico non ci vanno tutti, ci vanno già magari di 100 ce ne vanno 80, per dire, perché quei 20 sono proprio no, perché a volte arrivano anche richieste di film dell'orrore, film che magari a un comune proprio non li va di avere. Un esempio pratico, se a Taranto, sì, perché so che si vuole girare con... Scudoratamente. Se devi fare un film sull'Ilva a Taranto, non presenti la tua richiesta al comune che voglio fare un film sull'Ilva eccetera eccetera eccetera, perché hai una buona possibilità che te la rifiutano questa domanda. Certo, è il comune che decide, non sei tu.
Io che quando ho girato qui ho messo un'altra sceneggiatura. Sei libero di fare un servizio giornalistico senza permessi? Scritta ad hoc in un'ora per il comune. Se sei un organo di stampa, quindi se sei un giornale, il giornale di Taranto, la Gazzetta del Mezzogiorno, no? Qualsiasi roba, puoi farlo. Perché news, attualità, non hai bisogno del permesso. Se vuoi girare. Come? Il reportage che va in TV invece no. Ti parlo di news, di telegiornale, di queste cose qua, dove solitamente la telecamera è a spalla, puoi anche metterla a terra col cavalletto, non è un problema. Però no, se va in televisione, quello vuol dire proprio fare un prodotto che va sul canale televisivo, però invece ti parlo proprio delle news. Ok, no, poi per quanto riguarda più o meno tutto quello che noi richiediamo al comune è a pagamento, quello che sto capendo. Solitamente sì, a volte no, a volte sì, dipende. Invece quando noi leggiamo con il patrocinio del comune, bravissima, invece un credito, nel senso che... è un'altra cosa ancora quella. Okay. Allora, qua ad esempio, quando abbiamo girato il film... questo film cinese a Lucca, io ho fatto i seguenti step. Poi vabbè, Lucca è la mia città, ci conoscono tutti ed è semplice, però ve lo dico per farvi capire. Allora, primo step, chiamo il sindaco o comunque qualcuno che sta nel team del sindaco, che poi basta mandare un'email o chiamare al centralino, fare un incontro, insomma, per questo che ci vuole tempo. Basta qualcuno che possa avere il potere di parlare con il sindaco. Questo è. Perché comunque alla fine, se il sindaco scrivesse, si autorizza a fare tutto quello che vuole, firma, lo puoi fare. Cioè, quindi se un sindaco ti potesse inviare questo documento, te sei a posto. Quindi questo ricordatelo sempre. Quindi sempre dal sindaco, perché è colui che rappresenta il comune in tutte le sue forme. Caro sindaco, stiamo girando questa cosa. E metteteli dal punto di vista culturale, dal punto di vista promozionale, dal punto di vista, da tutti i punti di vista, che siano positivi, con effetti positivi per la città. Economico, tutte le robe, tutto, ditegli tutte queste cose qua. Non gli parlate la cosa artistica, che tanto non la capisce e non gli interessa. Voglio fare questa roba inutile, non vi ascolta. Solitamente, io non sto parlando che tutti sono così. Certo, però vi dico... è meglio andare sull'interesse del comune che sul vostro interesse. Lasciate da parte il vostro interesse, mettetelo nel vostro cuore, sappiate che c'è, ma con gli altri parlate dei loro interessi, perché dovrebbero darvi l'ok per fare quello che volete fare. Prego. Ma quindi con l'autorizzazione comunale io la possibilità di riprendere qualsiasi monumento... Sì, ci sto arrivando. Ah, ok, scusa. Sì, così rispondevo a lei e rispondevo anche a te, sì. Ah, ok, e poi anche facciate pubbliche di edifici ora privati? Arrivo. Ok, sì, perfetto. Sì. Scusa. Perché tutto è una giungla, non è semplice. Allora, comune, vado dal sindaco, il sindaco mi dice, Ivano, dove vuoi girare però? Ok, sono d'accordo con te, mi piaci, va bene, ti diamo l'autorizzazione, dove vuoi girare? Allora, voglio girare, voglio costruire un ponteggio, che è una cosa vera che è successa, voglio costruire un ponteggio davanti alla facciata della chiesa più importante della città, perché la scena richiede che l'attore, che fa il restauratore nel film, restauri la statua che è davanti alla facciata della chiesa, è la scena finale del film, cioè, e devo fare un ponteggio di 9 metri per 4 metri e devo fare delle riprese con il drone e devo chiudere la piazza. È così. Dite straight cosa succede, così almeno lo sa. E lui ti dice, ok, allora per fare questo, quindi chiesa, quindi la chiesa, sapete che... Esatto, la chiesa, sapete che tutte le proprietà ecclesiastiche sono comunque autorizzate, previa autorizzazione del parroco. Parroco. Certamente, ovviamente. Il momento che tu sali sul sagrato della chiesa è di proprietà del prete, del proprietà della città del Vaticano, è proprietà della chiesa. Però chiaramente ci sono delle chiese, cioè se vuoi girare o in piazza San Pietro, che comunque si può girare, cioè c'è un ufficio, cinema, all'interno in via della Conciliazione, giri a destra, sì, c'è un ufficio, vai su.
chiedi, ti fanno, ci vuole 2-3 settimane, tranquilli. Se c'è un limite finché è permesso a Roma e poi inizia il permesso alla Città del Vaticano? È la piazza. Cioè, sei stato il colonnato. Okay. Io ci ho girato lì, poi faccio vedere il video. E fino al colonnato è Comune di Roma. Beh, dopo il colonnato, però, se la telecamera prende la chiesa, non è un problema, rispondendo a te. Dal Comune di Roma alla chiesa non è un problema. Beh, cioè, perché non sto occupando il suolo pubblico. Però lì è buono perché la chiesa, comunque, seppur che è un delirio a volte, ero a Cefalù per girare un film, il prete non mi ha dato il permesso di fare una scena sugli scalini della chiesa. Il prete di Cefalù, del Duomo di Cefalù, bellissimo, non ne sapevo, non voleva sapere niente. E bisogna andare a Roma a chiedere, cioè trovi le persone che ti aiutano e quelle che non ti aiutano. E però quando riprendi e il tuo cavalletto o le tue, comunque, come dire, attrezzature sono posizionate all'interno del suolo comunale, non c'è nessun problema, puoi riprendere quello che vuoi. Tendenzialmente in Italia puoi riprendere tutto quello che vuoi, basta che ci sia l'autorizzazione comunale. Quindi quando sei nel comune di appartenenza hai autorizzazione per riprendere quello che vuoi. Ci sono delle particolarità, ma veramente poche. Vediamo se mette qualcuno. Anche di vicino, certo. Per esempio la Banca d'Italia o altre strutture. Allora lì si va nello specifico. Perché? Perché a quel punto, allora, siccome quella ripresa va in un film e questo film avrà un riscontro commerciale anche, bisognerebbe per tutti, quindi vuol dire via Roma a Taranto, ci sarà via Roma a Taranto, non lo so, la via principale di Taranto, non lo so, nella via dove ci sono tutti i negozi, ok? Ti metti lì con la telecamera, fai una ripresa e becchi tutti i negozi, tutti i brand. Tu dovresti andare da ogni brand a fargli firmare l'autorizzazione ad utilizzare il loro brand all'interno del tuo film. E questo si fa? Cioè, nel caso di una grande produzione non puoi non farlo. Perché metti caso. Metti caso, semplicemente loro dicono: noi non ti abbiamo dato l'autorizzazione per avere il nostro brand in questo film, perché lo vedono il film, e tu devi togliere il film o pagare il brand. Si può, cioè sì, lo puoi chiudere, sì, puoi togliere il brand dal film, sì, però insomma devi, non so, cioè, lo sai tu come fare, nel senso sei la esperta, sì, sì. Ma è a pagamento? No, cioè basta, è un ok, puoi utilizzare, è la stessa liberatoria che viene utilizzata per le comparse e gli attori, più o meno. Le zone, ovviamente, sì, certo, sì. Gli aeroporti, poi ci sono tante zone delicate, l'aeroporto, le stazioni, appunto le zone militari, gli ospedali, ci sono tante. La stazione è molto complicata. No, io ho girato, faccio vedere anche il video, in stazione centrale a Milano, è stato bellissimo, con 50 ballerini, un film indiano, dentro. Devi andare da Trenitalia, devi andare da Ferrovie dello Stato e Grandi Stazioni. Quindi devi andare sul sito di Grandi Stazioni, cercare Grandi Stazioni, contatti, dentro tutti i contatti c'è un ufficio marketing, comunicazione, te chiami sempre quelli lì. Quando parli di film, chiama sempre loro. Pronto, voglio fare un film. E qualcuno saprà da chi andare. Grandi Stazioni e Ferrovie dello Stato. Loro devi avere due autorizzazioni, perché se riprendi Grandi Stazioni per le 100 stazioni, mi sembra 100, non mi ricordo quante sono le grandi stazioni, no, forse meno, scusa, le grandi stazioni mi sembra siano 20, sì, sono 20 stazioni, allora se vuoi girare in una delle stazioni che fanno parte di Grandi Stazioni devi chiedere anche a Grandi Stazioni, altrimenti solo Ferrovie dello Stato, RFI, Rete Ferroviaria Italiana, perché riprendi la stazione, il treno, i binari. Ok, come il gioco lo fa? Semplicissimo, vai a chiedi il permesso e a volte a pagamento, a volte te lo danno gratuitamente, dipende da un milione di casi. Purtroppo non c'è una regola che vale per tutte le stazioni. Quindi, che ne so, stazione di Lucca, vai dentro la stazione, intanto, quello è il primo step, vai dentro la stazione, vai dagli uomini della stazione e dici: guarda, io devo girare un film, devo girare un film, devo girare un film.
qualcuno sa come si fa, intanto, qualcuno probabilmente ci sarà, perché è sempre meglio partire dalla location stessa che da Roma o da Milano, da, se la location è chissà dove. Sempre meglio che le persone che siano lì sul posto sappiano che tu stai andando a fare un film perché ti conoscano personalmente e si fidino di te. Questo è importante, è proprio un qualcosa che va oltre le autorizzazioni. Cioè, è ok, va bene, per me va bene, sono io qui che gestisco, vai, ok. Questo è importante. Quindi per le stazioni è così. Per gli aeroporti invece ci sono... sono molto più complicate perché ci sono delle aree rosse, delicate, che non possono essere riprese in nessun caso, che sono oltre il check-in, quindi dal, diciamo, dal controllo elettronico, controllo passaporti, la zona oltre, quindi dove ci sono i gates, eccetera. Lì è quasi impossibile girare, a meno che non ci siano le autorizzazioni, lì c'è la ci sono varie polizie, strutture complicate, ci vuole tanto tempo, ci vuole tanto tempo. Poi però ci sono tanti aeroporti che però sono molto semplici perché non hanno tutte queste restrizioni. Cioè, se volete, io sto parlando Malpensa, Fiumicino, questi grandissimi aeroporti dove giriamo una scena a metà dicembre e a Malpensa. Però ad esempio a Malpensa hanno un terminal vuoto, dove ad esempio c'è il banco check-in vuoto e quindi te lo fanno utilizzare pagando tantissimo, però ti danno tutto lo spazio. Però ad esempio oltre il check-in comunque a Malpensa non ci puoi andare, così come a Fiumicino, così come a Capodichino, così come nelle grandi aeroporti italiani. In quelli più piccoli invece è Pisa, già che non è piccolo, però insomma è già più piccolo. No, però Pisa è un casino, però lasciamo stare Pisa. Gli altri, ad esempio, abbiamo girato ad Aosta, che è un aeroporto piccolino, abbiamo fatto tutto, l'arrivo dell'aereo, il jet, loro che scendono dal jet. Sì. Se più piccolo l'aeroporto, ovviamente, è più facile girare. Sì. Non ricordo il titolo di questo corto che fecero su Taranto, dove hanno fatto una ripresa dell'Ilva dall'alto con un elicottero. Sì, non mi ricordo come si chiama. Com'è? Fireworks, esattamente. Ah, ecco. Si può dire? So che avete aspettato praticamente un giorno in particolare in cui le telecamere dell'Ilva non funzionavano per passare su. C'è un sistema di controllo. Cioè, in teoria Fireworks doveva essere ritirato dal mercato, perché penso che in base se a quello che hai detto... fa cosa, sì. Allora, io non ero il produttore di quel film, quindi non mi passa il microfono, ragazzi. No, forse meglio di no. No, non so se stiamo parlando dello stesso film. Allora, io non ero il produttore di quel film, quindi non passo guai, premessa. Ero l'aiuto regista. Beh, sì, lì c'erano una serie di casini. Sapevamo già in partenza che se avessimo chiesto... lì c'era, a parte l'autorizzazione del comune, che chissà se te la davano, doveva esserci anche l'autorizzazione dell'Ilva stessa, che è impossibile ottenere. Anche se non sei nel territorio dell'Ilva, cioè anche se non sei all'interno dell'Ilva, eravamo all'esterno. Con l'elicottero da sopra. Allora, quella lì, sì, c'era l'autorizzazione del comune per riprendere fare una ripresa aerea della città di Taranto. L'importante è che non si vede bene in dettaglio quello che stai riprendendo, cioè senza fare una zoomata dove... E lì c'erano sì alcuni palazzi che non potevamo riprendere, il percorso dell'aereo era concordato col comune e non c'erano problemi. Cioè lì c'era l'autorizzazione, quindi non c'erano problemi. Ma non siamo passati sopra l'Ilva, cioè sopra lo spazio aereo dell'Ilva, no. Cioè eravamo accanto, ma non... so. Sì, ma quelli li puoi prendere da fuori. In teoria è la liberatoria.
l'utilizzo di immagine per la folla, mettiamo. No, no, la folla, cioè ci vuole il che la persona sia riconoscibile. Va bene anche la folla che sia riconoscibile, però se tu sei in fondo girato, no, però se sei sì, ci vorrebbe. Però c'è sempre, cioè il confine è sempre labile tra quella che è una produzione che di queste cose non ha proprio bisogno e quella che invece è una produzione che di queste cose ha necessario bisogno. Cioè più grossa è, più abbiamo bisogno. Assolutamente sì, più grande la produzione e più hai assolutamente bisogno di tutti i fondi. Però mettiamo che la produzione è piccola, il film è piccolo, però poi va bene... Uno non ci ha pensato. No, ma ci devi pensare. No, non ci ha pensato. Tu dici, dipende sempre dalle dimensioni. Ma è sempre meglio farlo. Poi, cioè, non ci vuole niente. Cioè, è la produzione. Nel senso, prendi i fogli, i documenti e li fai firmare a coloro che stanno in camera. Non mi sembra complicato. No, io intendevo passanti, ecco. Gente che passa, entra ed esce dalla... No, ma figurati. No. Io intendo comparse. Cioè no, intendo... No, io... passanti. No, comparsa sì. No. Cioè, non mi preoccupo, insomma, se hai un passante che ti passa in camera, non credo il film diventerà una roba della Madonna, cioè, credo, no? Cioè, almeno, sì, perché tu dici che dovrebbe essere chiusa tutto. Se hai una scena, credo, almeno nel momento in cui giri non passi nessuno, almeno quello, dico. Se no, se ti passano passante in camera, insomma, cioè, io tutte le volte che c'è uno in fondo nel puntino della camera, il regista, oh, cut, bisogna rifarla tutta, è casino, perché c'è uno, una bicicletta che è passata, che, boh, non so, una mamma col passeggino, succede di tutto che ti fanno, cioè, non è, vabbè, dicono cut e si rifà. Quindi allora ci siamo persi nelle location. Nelle location, sì, perché poi la location è cosa di tutti, cioè dal piccolissimo film al grande film è sempre la location. Ti ho risposto a tutte le tue domande, ok? Alle tue domande ti ho risposto, com'è che ti chiami? Non mi ricordo. Francesco, ho risposto, tu mi avevi chiesto prima. Ci sono altre domande? Però location pubbliche credo le più o meno spiegate. Sì. Le chiese, gli aeroporti, le robe, i centri storici. Sì, al prete? Vaticano, al prete era, sì. Vai prima dal prete. Se il prete ti dice ok, come nel caso di Lucca, che mi ha detto sì, ok, però fammi una donazione di carità, e quindi va bene, insomma, purtroppo va bene. quello è come pagare, cioè, il Papa ha detto che non dovrebbero più prendere soldi. Vabbè, insomma, tanto alla fine, nel senso, è un ok che comunque loro ti danno, che comunque, ad esempio, se giri in chiesa, comunque la chiesa è sotto loro responsabilità. Metti caso, perché c'è sempre il metti caso, cioè, da parte nostra andrà sempre tutto bene, non ci saranno mai problemi, no? Però... pensa, cioè, ribalta la frittata, certo. Diventa tu proprietario della chiesa, no? E vediti arrivare 5 ragazzini, ragazzetti, ragazzi, signori, gente, con una telecamera di cui non sai niente, che sono lì che girano, urlano, parlano, oh no, mettiti proprio là, no, aspettano, la luce, cioè non è che non si fa casino, capito? Un po' di confusione si crea. E quindi comunque è sempre... Se il prete dice no, si può andare più in alto a chiedere... Se il prete dice no, è una bella battaglia. Perché è difficile che... Perché uno ha bisogno di quella chiesa, perché all'interno di quella chiesa c'è quel quadro. Sì, ma di solito, guarda, i preti sono abbastanza... sanno come funzionano queste cose, perché ci sono così tante trasmissioni televisive che fanno vedere le chiese, le robe, che comunque qualcuno più o meno... almeno una produzione in quasi tutte le chiese belle d'Italia c'è andata, insomma, quindi non sei il primo, ecco. E se sei il primo vuol dire che non c'è problemi. E poi, allora, location, quindi location pubbliche e location private, abbiamo detto del suolo pubblico, abbiamo detto tutto questo, siamo davanti a questo palazzo a Firenze, abbiamo preso i permessi, abbiamo messo i cartelli, abbiamo l'ok della location privata. La duchè, la contessa che ci ha detto ok, potete salire, potete fare quel che volete. Abbiamo l'ok del suolo pubblico, abbiamo l'ok del sindaco, abbiamo l'ok di tutti per la location. La location è ok, ok? Sappiamo dove parcheggiare i mezzi. L'ispettore di produzione cosa fa? L'ispettore di produzione dice al direttore di produzione, allora, i mezzi vanno parcheggiati in questa via. Allora, il cinemobile
Il cinemobile è un camion all'interno del quale ci sono tutte le luci e c'è il generatore, che è la cosa importante. Il generatore dà corrente e quindi puoi accendere tutto, le luci, le robe, il tuo computer, tutto quello che serve elettricità, hai il generatore. Quindi dal generatore parte la linea, si chiama, che sono dei cavi, e tu la conosci bene, e vai dove devi andare con questi cavi, 100 metri, 50 metri, 500 metri, ciao, buongiorno. E quindi parte, tu sei? Francesco. Tutto per te? Ah, mancava l'attore, hai visto? Abbiamo anche l'attore, perfetto. Allora, nella seconda parte della mattinata, invece di parlare di Bollywood, facciamo il progetto cinematografico che creeremo con questo gruppo di persone, direi. E poi andiamo a proporre a qualche indiano, così almeno ve lo scoprite dopo che cos'è Bollywood. Del camion. No, perché tutte queste cose qua sono importanti, perché quando il cavo va per terra, ad esempio, no, il cavo per terra, secondo le leggi italiane, non ci può andare, ad esempio, intanto. Quindi va coperto con il passacavi o coperto con una struttura, ma comunque non va, cioè, comunque, se vai a leggere la legge, non va mai bene. Però lo fanno tutti, nel senso, tutti mettono i cavi per terra. Però sarebbe pericoloso, cioè sarebbe comunque da chiudere, insomma bisogna sempre stare attenti su questo discorso della sicurezza. Quindi quando fate i produttori, ecco, il discorso della sicurezza è molto importante, sia dei lavoratori che del set, le assicurazioni, tutte queste cose di cui non vi parlo perché non tutti fate questa, e non è neanche quello di cui vi devo parlare, però ci sono tutte queste questioni, assicurazione, sicurezza, eccetera. Una volta che si è fatto questo, l'ispettore di produzione dice al direttore di produzione che è tutto a posto dal punto di vista dei mezzi, dal punto di vista del suolo, del location, eccetera. Chi entra in gioco dopo? Entrano in gioco le seguenti figure. Vado un po' più veloce. Entro in gioco le seguenti figure. Allora, il direttore di produzione, una volta che la location è chiusa, che comunque la location è quella che, cioè, quando c'è l'ok della location che parte tutto il treno delle cose, allora c'è la regia che ti ha dato l'ok, e la regia vuol dire casting. Quando la regia ti dà l'ok, l'aiuto regista, nel nostro caso di produzione esecutiva la regia è cinese e l'aiuto regista è italiano, quindi è l'aiuto regista che parla con il regista e dice allora per questo posto qui, no, siamo in questa villa, abbiamo preso la location, siamo tutti contenti, ora che ci si fa? Cioè quanta gente vuoi di comparse? Perché lui ci vuole fare il ballo, no? Abbiamo detto, quindi ci vogliono i ballerini, quindi bisogna trovare 10 ballerini, 20 ballerini, quindi vai a cercare 20 ballerini, chiama i ballerini, metti in contatto i ballerini, fatti mandare le foto, fatti mandare i video, o fai un casting con i ballerini se hai tempo, se non ce l'hai non lo puoi fare, e quindi raccatta tutte le foto, mettile tutte in ordine, falle vedere al regista. E il regista purtroppo ti dice, no, guarda, ma non mi dispiace, dei 50 ballerini mi fate vedere, me ne piacciono 5. E quindi rimettiti lì a cercare altri 50.000 ballerini, insomma alla fine riusciamo ad avere i ballerini. I ballerini ci sono, chi lo fa? Lo fa il casting. Nel casting, nel dipartimento casting, il capo dipartimento è comunque solitamente l'aiuto regista che dirige il casting, cioè che dà le disposizioni al casting manager, chiamiamolo così. Il casting manager è comunque colui che poi organizza tutto quello che riguarda la scelta delle comparse, la scelta delle ballerine e ballerini, scelta degli attori, la scelta dei talent, si chiamano. Ok? Quindi dipartimento casting. Poi ricordiamoci sempre che la regia è ovviamente legata al direttore della fotografia, il DOP, che è il Director of Photography in inglese, che è sempre in contatto, il fantasma del DOP è il gaffer, che è il capo elettricista, perché se
Se la nostra amica, com'è che ti chiami, scusa? Beatrice, ha deciso che vuole una scena di notte, ok? Allora, boh, intanto scena di notte. Quindi la scena di notte, che però se la vogliamo girare di notte, ha un costo. Se la vogliamo girare di giorno, ha un altro costo, intanto. E quindi qui torno io e dico, aspetta, oh, ma non si può girare di notte, che devo pagare tutti gli straordinari, tutte le robe, i notturni, giriamola di giorno. E quindi mi arriva il gaffer e mi dice, e cioè io vado al gaffer e dico, se la giriamo di giorno, possiamo far vedere che è notte? Certo. E lui dice, certo, il gaffer ti dice sempre di sì. Il capo elettricista è la persona più bella della produzione. E lui ti dice, Ivano, io posso far tutto, con le luci si può far tutto. E quindi, esatto, quindi lui ti tappezza tutte le finestre e quindi ieri, giorno di preparazione, 6 ore all'interno del palazzo a tappezzare tutte le finestre alte 6 metri, perché poi immaginate il palazzo bellissimo, quindi chiudi tutte le finestre perché deve essere notte, quindi non deve entrare luce, però non le puoi chiudere che le puoi tappare, perché sennò si vede che sono tappate, quindi c'hai da mettere le luci dietro, cioè è un lavoro difficilissimo. Sta di fatto che comunque il direttore della fotografia dà l'input per il tipo di scena che vuole nella camera, ok? E parla con il gaffer e dice, io voglio la luce così, le robe, voglio le ombre di questo tipo, voglio... Poi i tecnicismi, ora io a volte li ascolto, sto cercando anch'io di imparare un po' da tutti ascoltando, però ci sono tantissime cose che il direttore della fotografia può chiedere, cioè non è semplice. E il gaffer poi dopo deve mettersi lì e dire, ok, allora prendiamo un 6.000, un 10.000, un 2.000 watt di luce e mettiamolo lì. Quindi per metterlo lì hai bisogno dello stativo, e quindi lo stativo, se sei a girare in un privato, mi raccomando, prendete le palline da tennis e apritele e mettetele ai piedi, perché se graffiate il pavimento di un palazzo del 500 vi può costare quanto tutto il film. E quindi mettete lo stativo, loro montano la luce, vedete i cavi che vanno al cinemobile, perché poi a volte ti fanno usare la presa, che ovviamente non va bene, e il quadro elettrico più che la presa, perché ci sono tutte le fasi, monofase, trifase, insomma è tutto un... lui ce lo può spiegare meglio. E sì, insomma è complicato, se non sei un elettricista è molto complicato, e quindi c'è bisogno sempre di persone che sono specializzate di quel settore. Se volete usare il quadro elettrico del privato, che noi ad esempio in un hotel dove giriamo al quarto piano in una camera e il cinemobile è giù, cioè se loro ti dicono di no, comunque devi fare la linea in tutto l'albergo, devi prendere il cavo e cominciare a salire su, altrimenti se ti dicono di sì e ti fanno attaccare al quadro elettrico è meglio, quindi i cavi sono più... Se basta, certo, sì, è tutto, insomma, tu poi tutti i tecnicismi li lascio ai casi, alle casistiche che possono essere milioni. E però tendenzialmente il gaffer e il direttore della fotografia parlano costantemente per avere la luce giusta, perché la luce giusta è loro dicono, ma vabbè, ognuno dice che è la base di una buona, cioè di una buona ripresa, poi la buona fotografia. La regia, mi sono dimenticato, la regia, oltre a parlare con gli attori, e quindi c'è l'aiuto regista, uno degli aiuti regista, che sapete ce ne possono essere fino a 3, 4, insomma poi dipende dalle cose da fare, parla con gli attori, uno di quelli è il dialogue coach, che si mette lì e con gli attori, no? Cioè, allora questo dialogo lo devi fare in questo modo, il regista mi ha detto che devi fare così, devi avere questa espressione, poi il regista viene da te, ti parla, insomma, parla con il casting, anche sul set, quindi sia in ricerca di persone sia durante le riprese. Poi però c'è anche un'altra parte che si chiama grip. Il grip, che cos'è? Scusate, non l'ho scritto bene. Grip, si legge, no? Grip. Grip. Il grip sono i macchinisti che... Poveri Cristi, i macchinisti che devono lavorare tantissimo e che devono far sì che quei movimenti di camera che il regista vuole siano eseguiti. Quindi il regista arriva e dice, io voglio che la scena abbia 10 metri di binario perché voglio mettere il Panther Dolly, che è una tipologia di... e muovere la camera lentamente a questa velocità. E quindi lì c'è il capo macchinista che dice ok, va bene, si può fare, quindi scarica tutto il materiale,
per fare il binario, ci mette un tappeto sotto, poi ci mette il binario, poi prende la cosa, prende tutta la roba, ci mette su, e poi c'è colui che monta, colui che cioè, fa tutte le robe, e poi colui che opera anche il... cioè, anzi, a volte sono gli stessi, colui che monta e colui che opera, ma non l'operatore di macchina, attenzione. Quello che opera, dico, esempio, quello che spinge, quello che alza il braccio, quello che... cioè, la velocità del movimento di camera è il macchinista che la fa. Cioè, è lui che sposta il braccio, è lui che dà la velocità. Quindi, quel tipo di cosa è importantissima, perché ovviamente il grip che hanno tutti le strumentazioni macchinari, robe, devono seguire il regista per capire le movimentazioni di camera. Accanto a loro, mi sono dimenticato, vabbè, che comunque, chiaramente, c'è il camera department, che anche lì c'è un'altra altre uno, due persone che conoscono tutto della macchina da presa. Dimmi, dimmi. Però quello dovrebbe far parte del dipartimento di fotografia, cioè il camera... Sì, sì, diciamo, sì, sono legati, poi dipende, vabbè. Diciamo che la camera sta un po', cioè la camera è... E poi solitamente anche un DP, cioè a volte... che solitamente il DOP o in tanti casi preferisce scegliersi lui il la suo sì, sì, è vero, è vero. Il, uno il suo gaffer, perché magari ha lavorato certo, già certo. con lui e si capiscono al volo certo, e quindi certo. risparmia tanto tempo. Se ti trovi con un DOP, con un gaffer con cui non si capisce, hai un set sì, sì, infatti sono stralegati. Sì, 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 è vero, è vero. E anche sulla camera, soprattutto con anche il digitale, poi, sì, 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 è vero. E la camera, vabbè, conoscete tutte le camere che si possono utilizzare da oggi e che non vi vado a... che non le so neanche io poi esattamente, nel senso conosco tutti i modelli, però poi a seconda delle camere hai tutta una serie di dettagli, di cose. Comunque la camera e le ottiche della camera, che è un mondo infinito, sono dentro un camion, quindi c'è un altro camion con dentro la camera, in questo caso noi abbiamo due camere con tutte le ottiche e con tutti i filtri, quindi mettiti lì, insomma, sempre con tutti insieme decidere come gestire anche il dipartimento camera, che è ovviamente fondamentale. E quindi sì, lo mettiamo più con il DOP che con la regia. Camera department. Poi finiamo invece dall'altra parte con la scenografia, quindi art department, e quindi voglio questa sala, ci sono queste sedie, voglio un fiore lì, dei bicchieri così, poi voglio fare l'allestimento del set, poi vabbè, vi dico, ci sono le location che sono già un set, ci sono le location invece in cui il set va creato completamente, tipo questa del palazzo che vi dicevo di Firenze. Quindi entra anche lei la scenografa e dice, ok, è vuoto, cioè il ballo non può essere vuota la stanza, e quindi compra, allora ho bisogno di 6 tavolini lunghi 6 metri per 5 per mettere sopra tutti i calici di un certo tipo, i fiori, ha voluto un albero di Natale di 3 metri, tutto decorato perché deve essere atmosfera natalizia, e poi i musicisti devono avere il sassofono e non il violino perché deve essere... insomma, tutte queste robe di scenografia che sono di scenografia che conosci, ad esempio, che potresti essere tu la scenografa del nostro documentario che faremo. E poi abbiamo il catering, attenzione al catering, ragazzi, catering e booking, li metto insieme anche se, cioè, dipende da... diciamo, dipende da tantissime cose, però il catering, proprio catering, è fondamentale. Le persone, se non mangiano bene, non lavorano bene. Non c'è niente da fare. Sì, il cestino famoso che deve essere di qualità. Non si può mai andare contro questa cosa qua. Certo, poi dopo, sempre dipende dalle produzioni. Quando sei in una grande produzione e hai da sfamare 90 persone, le 90 persone devono mangiare bene, altrimenti se non mangiano bene sono incazzatissimi, cioè arrabbiatissimi, sono
rimangono delusi, non lavorano bene, ti fanno pesare la cosa del catering immediatamente. Il catering è importante, quindi se un giorno produrrete, o ricordatevi che il catering non è l'ultima cosa a cui pensare, ma è una delle cose a cui pensare. Ecco, perché il catering arriva un po', vabbè, poi si trova un ristorantino, una roba. Però è importante gestire la parte cibo, dare il giusto tempo, un'ora, quindi contare sempre il cibo come una parte veramente importante della produzione. Perché vale, cioè è la benzina dei ragazzi, è come mangiano. Il booking, ovviamente il booking dipende da se siete fuori o se siete in casa. Se siete fuori, nel senso che siete a girare a Firenze, io sono di Lucca, ho bisogno, no, ora magari no, però se sono a Milano a girare con tutti e devo prendere l'albergo per tutti, quindi il booking con la rooming list, che è fondamentale se avete un grande gruppo, perché una cosa è dire siamo in 90, una cosa è dire ho 6 suite, 4 singole con letti separati, 4 doppie con letti separati, 5 doppie con letti matrimoniali, 4 singole, una delle singole deve avere la vista balcone, un'altra deve... Cioè, un delirio, l'albergo è un delirio, cioè non sai che cosa devi fare prima, perché c'è uno, no ma quella camera non va bene perché io devo portare la mattina, devo scendere, l'ascensore deve subire, è un casino. Quindi la rooming list è un'altra parte, se siete un gruppo anche di 20 persone, è importante che la gente dorma con la gente che voglia, importantissimo, cioè non puoi mettere a dormire due, se uno russa, gli autisti ad esempio, se uno russa e l'altro non russa, è un errore, perché quello che non russa, ma sembra stupido, ma è importante. In questi casi i tappi delle orecchie sono fondamentali. Ma a volte non bastano, purtroppo, perché questi, guarda, le ho viste di tutte le lamentele del mondo, e chi russa è meglio che dorma con chi russa, e chi non russa con chi non russa. Mi sembra già una base di partenza semplice. Lo so, però insomma, vabbè, questo poi sono dettagli simpatici, però importanti, perché a volte nascono lamentele. Io vi sto parlando proprio nel, insomma, sto cercando di darvi... anche il russare è importante, perché se non riposano bene le persone non lavorano bene. Ultima, credo, gli autisti, il capitano degli autisti, il capitano, cosiddetto capitano, il captain, che è un autista o magari non è autista, dipende dalle produzioni sempre, che diciamo dirige tutti gli autisti. O comunque conosce quali sono le vie, conosce bene la città, magari ha già fatto lo scouting, sa già come arrivare in un certo posto, sa già dove sono le telecamere della ZTL, sa già quali sono le targhe di tutti, fa le fotocopie di tutti i libretti, tutte cose che soprattutto quando girate nei centri storici sono importanti. Ricordatevi le ZTL, perché dopo 12 mesi vi arrivano 6 multe ed è veramente il capitano tiene anche fa una lista con chi ha guidato cosa, se qualcuno ha scambiato il pulmino, perché poi se arriva una multa, se è una multa che è inerente alla produzione la paghiamo noi, ma se è una multa inerente all'autista la paga l'autista, quindi bisogna capire un anno prima chi stava guidando quell'autista, dove, a che ora, quindi va tenuta traccia di cosa succede in produzione. Non ultima, cioè è ultima, ma perché me la sono dimenticata, che è la segreteria di edizione. Segretaria di edizione. Sì, allora, voi l'ordine del giorno sapete cos'è? L'ordine del giorno? All'ordine del giorno è il documento che il giorno prima del giorno in cui si gira, solitamente prima di pranzo, a pranzo, insomma, arriva la segretaria di edizione con gli ordini del giorno, che distribuisce ai capi reparto, o anche a tutti, dipende poi da come vi siete organizzati internamente, o ad esempio come ci siamo organizzati internamente noi, lo manda su WhatsApp o su WeChat, che sono perché poi ci sono tutte le nuove tecnologie che ora non vi ho messo dentro, ma che noi lavoriamo solo con quelle, per noi non esiste il cartaceo, cioè ci sono tante cose che, infatti quando arrivano
persone che lavorano con produzioni italiane vengono a lavorare con noi, si trovano, cioè la prima settimana è un delirio, lì devi scaricare tutte le robe, tutte le app, lì devi spiegare come funziona, gli devi dire che noi si lavora così perché per noi è più veloce, e loro ti dicono no, ma è... insomma è una guerra generazionale che andrà avanti per altri 10 anni probabilmente, forse no, vabbè, insomma comunque l'ordine del giorno arriva come arriva, decidete voi se siete produttori o comunque lo riceverete. L'ordine del giorno c'è scritto praticamente tutto. Tutto quello che succede il giorno dopo, dal momento in cui vi svegliate al momento in cui andate a dormire, c'è scritto tutto. La segretaria di edizione quindi cosa deve fare se c'è scritto tutto? Deve chiamare tutti e deve sapere tutto quello che succede in produzione. A che ora c'è la sveglia, a che ora c'è la colazione alle 6, ah aspetta, però l'albergo lo fa alle 7, quindi bisogna avvertire l'albergo che bisogna farla alle 6. L'albergo non lo può fare alle 6, ok, quindi c'è bisogno dei breakfast box, quindi devo chiamare quella del catering, pronto, oh, guarda che c'è bisogno di breakfast box perché domani è l'albergo, ok, è la segretaria di edizione che fa questo, sto guardando te perché sarai tu la segretaria di edizione della nostra produzione. Tanto io sono quella che veramente può lavorare 24 ore. Ah, oh, perfetto, quindi la segretaria di edizione è così. E quindi chiama poi con il capitano degli autisti, sa quanto ci vuole per arrivare sul luogo, con il gaffer e con il capo dei macchinisti sa quanto ci vuole per scaricare il camion, per far sì che dal momento in cui arriva il camion al momento in cui si comincia a girare c'è un tempo che bisogna calcolare quasi al minuto, in cui si sa quanto tempo ci vuole per togliere il materiale dai camion, metterlo sul set, posizionarlo, fare delle prove, pronti per partire. Cioè tu devi scrivere in alto a destra orario inizio riprese, che deve essere quello. Non ci devono essere. No, certo, no, no, figurati. No, 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 no. La programmazione deve essere fatta. Allora, se ci sono dei problemi, è chiaro che non è il. No, non ci sono i margini. Allora, il contratto nazionale dei lavoratori, per questo che vi dico, andate a leggerlo, c'è scritto che i lavoratori possono lavorare 9 ore più una, al massimo. Quindi vuol dire che se tu hai 30 giorni per girare un film, perché hai un budget a disposizione che può coprire 30 giorni di riprese, hai 9 ore più una al giorno. Altrimenti, secondo la legge, paghi gli straordinari. Poi dopo, per ogni progetto, per ogni film, per ogni anche persona, puoi fare accordi privati che però non sarebbero leciti, esatto, che però tutti fanno, tutti, fanno tutti, cioè è un segreto di Pulcinella. E però la legge sarebbe così, però quindi comunque bisognerebbe tenere i tempi dentro i 10 ore. Quindi vuol dire che tu devi calcolare in 10 ore partenza. Su quello ci si lavora perché tantissimi dicono ok per le 10 ore dal momento in cui siamo sul set. Quindi il momento in cui metto il piede sul set parte il mio orologio, ok? Quindi devi calcolare il tempo di scarico del materiale, il tempo di montaggio di tutto e poi si parte a girare. Poi devi calcolare col regista quanto ci vuole per ogni scena, con la sceneggiatura in mano. Di solito le scene vengono calcolate per pagina. E quindi 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, a seconda del numero di pagine hai bisogno di più tempo per girare. Quindi più tempo, più pagine, più tempo. Più pagine, più difficile la scena. E quindi c'è la possibilità altissima che gli attori, eccolo, non facciano bene la propria parte magari, e quindi c'è bisogno di leggermente più tempo. Quindi c'è bisogno di chiedere agli attori di quanto tempo, agli attori, alla regia, no, agli attori, di quanto tempo poi c'è bisogno, cioè quanto tempo loro hanno bisogno per finire quella scena? 2 ore, 3 ore, 4 ore, perché c'è un momento di preparazione, c'è un momento di... certo, poi c'è bisogno di capire il regista che tipo di inquadratura vuole fare. Perché se vuole fare l'inquadratura con il braccio di 15 metri o con lo Sky King che è alto 20 metri e che è una gru praticamente, che va costruita. Cioè, ci sono 5 persone che costruiscono una gru. Quindi ci vuole 1 ora e mezzo. Adesso si usano i droni. Ci sono anche i droni, sì, sì. Però anche il drone, devi caricare le batterie, devi scaricare il materiale, cioè ci vuole 1 ora anche per il drone. Solo che sia pronto lì, telecomando,
io pilota del drone e accanto operatore del fuoco, operatore della macchina, due persone che devono essere pronte per far partire sul drone. Quindi comunque ci sono tutta una serie di tempi che, se non rispettati, ci sono due problemi. A, il costo che cresce. B, le leggi che vengono distrutte. Quindi cioè, i tempi e quindi il ruolo della segretaria di edizione è molto importante. Così come è importante tutto, però. Non sempre, non sempre. No, 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 tu devi lavorare in anticipo. Tu non devi lavorare... Cioè tu, nella segretaria di edizione. L'ordine del giorno viene modificato, nel senso, se, se già si prevede di essere in ritardo di un'ora, no, va quello avanti così, sì, ok. Sì. No, l'ordine del giorno, una volta dato, tu cominci a lavorare per il giorno, quello del giorno dopo, ok, va bene. Perché poi per ogni giorno ci sono dei giorni che sono semplici, ci sono dei giorni che sono molto complicati, dove hai 100 comparse, hai 50 ballerini, hai il tavolo da preparare, hai la scenografia che deve fare il suo lavoro, hai... le macchine di scena, cioè sono una marea di autisti, tutti gli autisti, ogni autista, la transportation list, chi va con quale pulmino, insomma ce n'è di robe. Aspetta, scusa, c'era... No, prego. Mara. Sì. E chi è che sta sul set a assicurarsi che i tempi vengano? L'ispettore di produzione fa anche questo. Sì. Cioè, l'ispettore tipo... di produzione e l'aiuto regista. Allora, l'aiuto regista con la regia. Oh, guarda che abbiamo 4 ore, eh. First take, second take, third take, this. Aspetta, guarda, stiamo facendo troppi take, ora dobbiamo cambiare, è l'ultimo, non c'hai più tempo, guarda che sennò si va oltre. Ispettore di produzione arriva dall'aiuto regista, oh guarda che siamo in ritardo, bisogna farla, questa è l'ultima volta, sennò bisogna montare il braccio, bisogna fare questo, non ci abbiamo più tempo, questa deve essere l'ultima. Ispettore di produzione e aiuto regia con la regia, ma l'ispettore di produzione, poi c'è anche il direttore di produzione, ma l'ispettore di produzione è proprio, il suo ruolo è quello di... Sì, cattivissimo, tenere i tempi, tenere i parcheggi, sapere che tutto va bene, tutto... L'ispettore, prego. Dicevo, per la parte scenografia c'è la scenografia, se devi costruire, quindi c'è una parte che disegni le scene, poi vengono realizzate, ci sono tutti, sì, i carpentieri, vabbè, certo, tutte queste cose qua. Tutti poi ci tempi, sono gli arredatori, poi ci sono gli attrezzisti, quelli, certo, che vanno a trovare il vaso di fiori. Io ti sto parlando in maniera... superficiale, cioè io ti sto raccontando quello che succede sul set, poi dopo ognuno di voi, non solo la scenografia, scenografia, poi i costumisti, trucco, tutti, parrucco, i costumisti, però trucco, parrucco, diciamo che va molto con il cast, com'è che hai detto? Arredamento, attrezzisti, costumi. Costumista. Sì, però queste sono quelle base. Poi dopo, più grande il film e più si dettaglia il lavoro. Più è grande il film e più hai bisogno di tante altre figure. E poi dipende da che... Cioè, poi dopo vai nello specifico specifico, ma prima di arrivare lì... Intanto già così hai più o meno tutte le figure, diciamo, coperte. Poi dopo sì, ognuno delle figure ha dentro... Gli assistenti. Sì, ci sono gli assistenti, ma assistenti che fanno uno specifico lavoro, altri assistenti che ne fanno un altro. Cioè, sì, nel cast, ad esempio, nella regia, ci sono tantissime figure che fanno mille robe. Quindi Che teatro fa la segretaria? Scusa? Che teatro fa la segretaria di edizione? La segretaria di edizione, l'ordine del giorno. Sì, sì, i tempi, sì. Sì, 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 sì. Si stia svolgendo come è scritto anche sulla scena. Esatto, sì, sì, sì. No, perché tante cose che hai detto, cioè, Ah sì, scusa, microfono. Ne avrete censurato. No, dita al microfono. No, tante cose... Cioè, sono miste fra la mansione dell'aiuto regista e del segretaria di produzione. Tipo, il booking non credo che lo faccia la segretaria di edizione, no. Infatti c'è... No. Il segretario di edizione non fa il booking. Questa è un'altra figura. Sì, sì. E poi ci sono sotto
gli i PA si chiamano, Production Assistant, gli helper, i runner, cioè... Ma poi dopo ci sono tante altre figure che fanno tante altre piccole cose. Per quanto riguarda il piano di lavorazione della giornata, cioè cosa fa di preciso, l'ordine del giorno, cosa fa di preciso la segretaria d'edizione? È in contatto con tutti i caporiparto per prendere i tempi di tutti e metterli nell'ordine del giorno. Okay. Ok. Cioè io segretaria, che devo far sì che la sceneggiatura, ok, possa essere prodotta, no? Che questo è il ruolo della produzione, è quello di far sì che la sceneggiatura sia prodotta alla fine della giornata. Quindi che il limite che il direttore di produzione ti ha dato con il piano di lavorazione, con tutte le scene, scena 38, 39, oggi abbiamo la scena 38, 39 e 40, e io devo fare la scena 38, 39 e 40. Per farla, quanto tempo bisogna? Cioè è il tempo, è organizzare i tempi, questo fa la segretaria, organizzare tutti i tempi. Poi c'è la segretaria di produzione che è diversa. Sì, sì, sì. Ma qual è la differenza tra segretario di produzione e assistente di produzione? E lì diciamo che ognuno, cioè non è che c'è una differenza, allora tutte queste professionalità non hanno, se tu vedi anche su qualsiasi cosa, non c'è una definizione delle professionalità. Infatti è tutto confuso. È assurdo. No, non è ognuno... No, confuso, ma... No, cioè ci sono... Quando diventa assistente segretario di produzione, ma tanto lo dici, cioè, lo decido io, come dico sempre, lo decido io. Se tu fai la segretaria di produzione e ti voglio dare questo nome, scusate, a me cadono sempre le penne, quando parlo. La segretaria di produzione, e ti voglio dare il nome segretaria di produzione perché sei a disposizione del direttore di produzione, ad esempio, sei la segretaria di produzione, fine. E sei a disposizione del direttore di produzione, questo che vuol dire? Il direttore di produzione fa milioni di cose e la sua assistente è la segretaria di produzione, per dire, ad esempio. E ad esempio i production assistant sono invece cosiddetti anche runner, ma che invece sono due figure diverse, andando a vedere. Però il runner sarebbe colui che ha una macchinina e che va in giro per la città a fare le cose che c'è da fare, comprare l'acqua, e oh, mi manca il nastro, il gaffer ti dice oh aspetta mi servono delle forbici di questo tipo, vai al brico, e c'è il runner che piglia e va là a comprare le robe, poi torna, aspetta che c'è un omino che va accompagnato. Tutto fare, veramente? Sì, tutto fare. Invece il PA è sul set, certo. Il runner non è sul set. Questa è la... Però tutte le differenze, Francesco, tutte le differenze sono... assolutamente, come dire, personali. Non... poi quando hai in mano la squadra, le persone, sì, e anche quando vedi le qualità di ognuno di loro, ad esempio noi in questo caso abbiamo 52 dipendenti, 52 persone, quindi di queste persone è difficile a volte dare un ruolo che sia, cioè, production assistant a uno e a un altro, un altro nome leggermente diverso. L'importante è che, a parte il ruolo, che può essere production assistant comunque, sotto ci siano le mansioni che una persona deve fare. Perché da produzione a produzione, come diceva anche lei per la scenografia, senti che gli attrezzi, tutta questa roba qui, i sarti, dei costumi, cioè tutte queste cose che io non vi sto dicendo, ma... poi dipende da un milione di circostanze, quindi io direi che abbiamo finito questa grande parte, esatto, facciamo una pausa, prendiamo un caffè, fumiamo la nostra sigaretta e ci vediamo dopo per, allora dopo che cosa avevamo detto che parlavamo dell'India? Parliamo un po' dell'India, vi faccio vedere qualche video. E cineturismo. Invece vi voglio parlare insieme dell'India, ricordiamocelo, anzi scriviamocelo già. Questo è tutto a posto. I soldi per le nostre produzioni. No, quello non è. No, quello non ve lo dico se non me lo rubate. No, invece aspetta, dopo parliamo di India e. Diciamo lo chiamiamo marketing territoriale. Hai detto anche che ci facevi vedere il piano di lavorazione, non il budget. Il budget. Far vedere. Il budget.